Perfetto, buonasera a tutti, buonasera ai ragazzi che intervengono al nostro Open Day, grazie a tutti di essere presenti tra di noi. Questo è il terzo giorno della nostra presentazione dell'offerta didattica del Dipartimento di Studi Umanistici. Nella prima giornata abbiamo presentato i corsi di archeologia, noi presentiamo corsi triennali e corsi magistrali. In particolare corsi triennali che poi presentano il loro sbocco per i corsi magistrali. Nel primo giorno, del mercoledì 14, abbiamo presentato i corsi di archeologia, storia delle arti e scienze del patrimonio culturale, e la laurea triennale, con gli sbocchi delle lauree magistrali in archeologia e storia dell'arte, discipline della musica e dello spettacolo, storia e teoria, management del patrimonio culturale. Poi abbiamo presentato i corsi di laurea in triennale e magistrali in lettere moderne e filologia moderna. In ogni presentazione, fin dal primo giorno, abbiamo presentato, e come faremo anche oggi, la Scuola Superiore di Studi Meridionali e poi la presentazione della sinapsi. Ieri abbiamo presentato i corsi di scienze e tecniche psicologiche, sia triennale che magistrale. Abbiamo presentato i corsi di lettere classiche, filologia, letteratura e civiltà del mondo antico e corsi di filosofia triennale e magistrale, e sempre la presentazione della Scuola Meridionale Superiore e della Sinapsi. Oggi presentiamo i corsi di storia, corsi di storia triennale e scienze storiche e magistrale, il corso di laurea in culture, letterature, lingue, culture e letterature moderne europee e la relativa magistrale in lingue e letterature moderne. Anche oggi procederemo alla presentazione della Scuola Superiore Meridionale e la presentazione della Sinapsi. Io do il benvenuto a tutti gli studenti, ringrazio di essere qui tra di noi. Purtroppo abbiamo questa presentazione online, non possiamo avere aperto le porte del nostro dipartimento, quindi non possiamo godere della vostra presenza, soprattutto non possiamo accogliervi nel nostro bellissimo chiostro e non possiamo godere delle vostre voci, delle vostre risate, del vostro piacevole, diciamo tra virgolette, chiasso che portate tra di noi e che costituiscono la vita delle nostre mura, la vita e la crescita per noi tutti, per voi, ma anche per noi. Noi apriamo questa giornata con l'augurio che a settembre tutto questo possa riprendere, però fin da ora vi diamo il benvenuto. Naturalmente tra poco ci rivedremo, ma il benvenuto iniziale ve lo dà il nostro direttore di dipartimento. Quindi Claudio, se possiamo passare al saluto del direttore, io la ringrazio. Buongiorno, sono Andrea Mazzucchi, sono il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli, come è noto il più antico ateneo di fondazione laica nel mondo, che si appresta proprio in questi anni, nel 2024, a festeggiare i suoi 800 anni di attività. Sono molto felice naturalmente di incontrare, sia pure in modo soltanto virtuale, gli studenti delle scuole medie superiori che si accingono in questi mesi a fare una scelta estremamente importante, estremamente rilevante, qual è la scelta del corso di laurea a cui iscriversi. Avrei naturalmente preferito incontrarvi in presenza, avrei preferito ospitarvi nelle aule del nostro dipartimento, mostrarvi i nostri spazi, mostrarvi soprattutto il suggestivo chiostro della nostra sede principale in via Porta di Massa, un chiostro tardo rinascimentale,
uno spazio aperto che sono davvero fiducioso ritornerà presto ad animarsi, a divenire come è sempre stato il luogo privilegiato per la costruzione di una comunità, per l'incontro tra persone di generazioni differenti, allievi e docenti che si riconoscono intorno a passioni e interessi culturali comuni. Il Dipartimento di Studi Umanistici raccoglie l'antica eredità della Facoltà di Lettere e Filosofia e si dedica fondamentalmente alla formazione e alla ricerca nell'ambito delle discipline appunto umanistiche, ovvero l'archeologia, i beni culturali, la filologia classica e moderna, le letterature italiane ed europee, la filosofia, le lingue, la psicologia, le scienze del patrimonio culturale, le scienze e la teoria e la storia dello spettacolo, del cinema, della musica, del teatro. Non a caso l'attività formativa del Dipartimento di Studi Umanistici, che ho l'onore di dirigere, si articola in ben 7 corsi di laurea triennali, che vi saranno poi analiticamente illustrate dai colleghi coordinatori e dalle colleghe coordinatrici di questi corsi di laurea, e l'offerta triennale prevede un corso di laurea in archeologia, storia delle arti e scienze del patrimonio culturale, articolato, come vedrete, in diversi curricula, un corso di laurea in filosofia, un corso di laurea in lettere classiche, un corso di laurea in lettere moderne, un corso di laurea in lingue, culture, letterature moderne europee, il corso di laurea in storia e il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche. Accanto a questa offerta triennale, c'è poi l'offerta di ben 10 corsi di laurea magistrali che completano e coniugano in qualche modo la formazione del corso di laurea triennale, e sono i corsi di laurea in archeologia e storia dell'arte, in discipline dello spettacolo e della musica, storia e teoria, in filologia moderna, in filologia, letteratura e civiltà del mondo antico, in filosofia. Un corso di laurea magistrale ancora in lingue e letterature per il plurilinguismo europeo, un corso di laurea in management dei beni del patrimonio culturale e un corso di laurea in psicologia, un corso di laurea in scienze storiche e dal prossimo anno sarà anche attivo un corso di laurea magistrale in coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia e per il disagio sociale. Questi corsi vi saranno appunto illustrati più analiticamente dalle coordinatrici e dai coordinatori che si occupano appunto della gestione di questi corsi di laurea. Il Dipartimento però non si limita a un'offerta formativa nei corsi di laurea triennale magistrali, ma ha anche una grande attenzione e presenta numerose offerte di formazione post laurea, dottorati di ricerca, master di primo e di secondo livello, una scuola di specializzazione in beni archeologici o una scuola di alta formazione in storia e filologia del manoscritto e del libro antico, che ospita le sue attività non soltanto nei locali del Dipartimento di Studi Umanistici, ma anche nelle suggestive sale della Biblioteca Oratoriana dei Girolamini, biblioteche, musei, archivi, parchi archeologici sono infatti in qualche modo i laboratori, del nostro sapere umanistico. Tra le caratteristiche dell'offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici, mi preme sottolineare innanzitutto l'attenzione che il Dipartimento rivolge ai processi di internazionalizzazione del sapere, favorendo e sostenendo percorsi di studio all'estero dei propri studenti. Basti pensare ai tradizionali Erasmus, che sono fortemente incentivati e fortemente accompagnati nel nostro Dipartimento. E mi preme sottolineare anche che è comune a tutti i corsi di laurea del nostro Dipartimento un costante servizio di tutorato e di attenzione verso gli studenti, un tutorato in ingresso, un tutorato in itinere, è un tutorato, se volete, in uscita attraverso operazioni di job placement, attraverso percorsi e occasioni di incontro con il mondo del lavoro, un mondo del lavoro in cui, come vi mostreranno i coordinatori dei corsi di laurea, il ruolo dei saperi e delle competenze umanistiche appare sempre più decisivo, cruciale per rispondere a sfide che si fanno via via più complesse. La formazione, infatti,
nell'ambito dei settori umanistici, rappresenta in primo luogo un potente, potentissimo antidoto contro le generalizzazioni e le semplificazioni, e competenze umanistiche si pongono rispetto a una società in straordinaria, veloce, accelerata trasformazione. I saperi umanistici si pongono come un potente antidoto contro le generalizzazioni e le semplificazioni, come un sé stante, uno strumento di orientamento essenziale per l'interpretazione di questi processi di trasformazione della realtà. E inoltre forniscono strumenti, antenne sensibili per la conoscenza e la fruizione del nostro patrimonio culturale ed estetico, che attraverso le competenze umanistiche acquisite in questa offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici, un patrimonio culturale che appunto non andrà soltanto custodito, ma che dovrà divenire anche uno strumento per creatività nuove verso il futuro. Prima di salutarvi, mi preme ancora sottolineare un tratto su cui negli ultimi anni l'Ateneo Federico II, in particolare il Dipartimento di Studi Umanistici, ha fortemente investito, e che è il fatto che l'eccellenza delle ricerche che si svolgono nel Dipartimento di Studi Umanistici sono fondate non soltanto su solidi metodi e tradizioni, ma queste ricerche, così solidamente fondate su saperi tradizionali, si coniugano con una spiccata e favorita apertura verso l'innovazione tecnologica, verso la transizione digitale, con l'attivazione di percorsi, lo vedrete appunto ascoltando i coordinatori e le coordinatrici dei corsi di laurea, con percorsi che puntano moltissimo alla contaminazione dei saperi, alla flessibilità dei saperi, che introducono contenuti che aumentano e in qualche modo servono anche a governare competenze informatiche e digitali avanzate. L'obiettivo, infatti, in gran parte già consolidato, come mostrano peraltro i dati di Alma Laurea, che consentono di verificare una buona percentuale di occupabilità dei nostri laureati anche a pochi anni dal conseguimento del titolo di studio. L'obiettivo, dicevo, è quello di creare, accanto a buoni insegnanti e a bravi intellettuali, figure professionali nuove, capaci di intercettare le innovative sfide del mondo lavorativo nei più svariati settori. Prima di salutarvi, mi fa piacere però ricordare che il Dipartimento di Studi Umanistici ha una fortissima relazione, direi opera sinergicamente, con la istituzione recente della Scuola Superiore Meridionale, una struttura di alta formazione di ricerca istituita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed inserita nel sistema nazionale delle scuole superiori sul modello della Scuola Normale Superiore di Pisa. A questa scuola si accede per concorso pubblico. La missione di questa scuola è la promozione dell'impegno nello studio, la valorizzazione dei talenti, l'avanzamento della conoscenza. La Scuola Superiore Meridionale, che appunto opera in strettissima sinergia con il Dipartimento di Studi Umanistici, gli allievi della Scuola Superiore Meridionale, almeno nelle aree umanistiche, devono essere iscritti a un corso di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici. La Scuola Superiore si articola oggi su 7 aree scientifiche, destinate probabilmente ad aumentare nei prossimi anni. 3 di queste 7 aree, 4 sono di area scientifica, 3 di queste 7 aree sono proprio peculiari dell'offerta formativa del nostro dipartimento. Sono l'area di archeologia e culture del Mediterraneo antico, ricerca storica, conservazione e fruizione del patrimonio, sono l'area di Global History and Governance e l'area di testi, tradizioni e culture del libro, studi italiani e romani. Sono aree culturali con un forte tasso di innovatività e di transdisciplinarità che prevedono 2 canali di formazione: un corso ordinario riservato appunto agli allievi che si iscrivono al primo anno delle triennali o al primo anno delle magistrali, e poi alla formazione post laurea attraverso il dottorato di ricerca. Ecco, quello che mi premeva comunicarmi in questo mio breve saluto era che la sfida di un percorso di studi umanistici è una sfida appassionante, interessante, per certi versi anche emozionante,
che ci mette a contatto con una tradizione solida di saperi, capace però di innovarsi costantemente e profondamente. Contro alcune semplificazioni che immaginano i corsi di studi umanistici come corsi con scarse prospettive professionali, mi piace invece rivendicare, sulla scorta di dati che possediamo, la capacità di formare laureati in grado di intercettare le richieste nuove in costante trasformazione del mondo del lavoro. Dunque, se doveste scegliere di iscrivervi a un corso di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici, saprete di poter contare su una costante attenzione del corpo docente verso le vostre esigenze e i vostri bisogni. In bocca al lupo per le vostre scelte e vi lascio nelle mani sapienti dei coordinatori e delle coordinatrici dei nostri corsi di laurea. In bocca al lupo. Ecco, grazie al professore. Un attimo solo, prendo la parola perché voglio informare gli studenti, se voi permettete un secondo, di tutti quelli che sono i nostri canali di informazione, perché adesso noi passeremo alla presentazione, anzitutto, come vi ho detto, del corso di laurea in storia e il professore coordinatore e i nostri rappresentanti in commissione orientamento presenteranno l'offerta didattica. Però io voglio subito informarvi che il Dipartimento e l'Ateneo mettono a disposizione molti canali di informazione, per cui tutte le notizie che voi oggi riceverete e che possono, come dire, essere recepite parzialmente da voi, possono essere verificate attraverso i vari canali che voi avete, che noi mettiamo a disposizione per potervi orientare. Anzitutto i canali del Dipartimento. Il Dipartimento potete sempre andare a vedere il sito del Dipartimento, studi umanistici, dipartimentounina.it, ma soprattutto potete mettervi in contatto con quello che è lo sportello orientamento. Lo sportello orientamento che è gestito da 50 studenti, che è sempre presente nella nostra sede di San Pietro Martire. Però naturalmente in questo periodo di Covid si lavora in linea, quindi voi potete anche consultarlo tramite Facebook. Ed è lo sportello di orientamento gestito, ripeto, da studenti come voi, ai quali voi potete rivolgere qualsiasi domanda. Una struttura che è guidata dalla dottoressa De Maio, che è la responsabile di tutto il settore della didattica del Dipartimento, e quindi questi studenti che hanno la vostra età, che hanno i vostri problemi, ai quali voi potete rivolgere con semplicità tutti i vostri dubbi, vi aiuteranno nel risolvere le titubanze, i dubbi, le domande più semplici che potrete porre. D'altra parte non è solo questo è un canale primario che, ripeto, vi offre risposte per tutti i dubbi più semplici che vi possono venire. Voi avete tutto questo adesso, questo periodo di tempo per meditare su quelle che sono le scelte che dovrete fare e per indagare bene quelle che sono le informazioni che noi ora vi diamo. C'è a disposizione sempre sul nostro sito di Dipartimento Studi Umanistici, dipunina.it, c'è a vostra disposizione un opuscolo informativo sul quale noi abbiamo messo. Chiarito tutto quelle che sono tutte le offerte, tutta l'offerta didattica, corso di studio, percorso di studio sia triennale sia magistrale. Esca, noi tra poco, adesso non ve lo mostro subito perché vi do solo delle informazioni, ma nel corso del pomeriggio io ve lo faccio vedere, perché così che tutte le notizie che oggi, per esempio, i professori sia di storia triennale che magistrale vi daranno, voi potrete andare a vedere anno per anno quali sono gli esami
esami che vengono impartiti, come la distribuzione dei crediti, per cui le notizie che adesso vi vengono date le potete verificare attraverso il nostro opuscolo informativo che è a disposizione di tutti. Un altro canale molto importante di informazione attraverso il quale voi potete entrare in contatto con noi è offerto dall'Ateneo, dall'orientamento di Ateneo, che non solo tiene viva un canale di live chat, cioè voi potete interloquire con noi attraverso il mail, ma soprattutto da quest'anno abbiamo aperto un nuovo canale, un one to one, cioè voi potete chiedere di parlare direttamente con i professori. Quindi entrate in team e parlate direttamente con lui. Naturalmente, prima di fare tutto questo, dovete capire quali sono le vostre problematiche, qual è il corso di studi che più vi piace. Ecco quindi che questa informativa generale attraverso questo Open Day, che noi nonostante le difficoltà abbiamo voluto aprire e stiamo facendo tanti incontri, sia pure online, proprio per destare la vostra curiosità, per spronarvi a cominciare a porvi i problemi. Problemi che poi potete meditare, potete approfondire attraverso questi canali di informazione. Tra poco, dopo che ha parlato il professore Andrea D'Onofrio, che è già in linea e che presenterà il corso di laurea in storia, la dottoressa Chianese metterà in linea proprio il quadro nel quale viene presentato, vengono specificati tutti i canali di informazione, tutti gli indirizzi, mail, tutti i siti attraverso i quali voi potete verificare con calma tutte le notizie che ora vi stiamo dando. Adesso passiamo subito la parola al professore Andrea D'Onofrio, che è il coordinatore del corso di laurea triennale in storia. Prego, Andrea. Buongiorno, salve a tutti, grazie per la presentazione alla professoressa Piscitelli, che è la coordinatrice dell'orientamento del nostro Dipartimento di Studi Umanistici. Sono molto contento di essere qui all'Open Day e di potervi presentare quella che è l'offerta del corso di studio o corso di laurea in storia, il corso triennale in storia. E per questo motivo io adesso vi condividerò una serie di slide, un PowerPoint che il corso di studio ha elaborato. Spero che possiate vederlo. Magari mi date un cenno se riuscite a vederlo. Si vede, Teresa? Sì, professore, si vede. Benissimo. E quindi, in quanto coordinatore di questo corso di studio, vi presenterò velocemente perché a me farebbe piacere che subito dopo ci sia un momento di confronto con gli studenti stessi, di domande, spunti, richieste che vengano proprio anche dagli studenti, di confronto su alcune cose che magari volete che vengano rapidamente approfondite o delle cose che non avete capito e che così a caldo potremo indicarvi, oltre poi alla possibilità, come ha detto già la collega, la professoressa Piscitelli, di poterle poi ritrovare nelle varie siti, nei siti del Dipartimento, nelle varie sezioni dei siti di Dipartimento. Qui trovate il fondatore della nostra università, no? Stiamo parlando di un corso di studio in storia e quindi è bene che sappiamo che il nostro il fondatore della nostra università, la nostra università prende il nome da Federico II di Hohenstaufen di Svevia, è stata fondata nel 1224 e quindi come la prima università statale al mondo, no? Non una universitas studiorum o una universitas magistrorum, ma un'università voluta da un monarca, imperatore del Sacro Impero Romano-Germanico e dall'altra parte re del Regno di Sicilia, e ha voluto proprio a Napoli la costruzione di questa università. Ecco qui il chiostro di cui si parlava prima, di San Pietro Martire, che è la nostra sede ufficiale e principale del nostro Dipartimento di Studi Umanistici, a Via Porta di Massa,
questo bel chiostro che è in qualche modo un vanto del nostro dipartimento, e questa è la sede di Via Marina, dove agli ultimi piani, ma anche ai primi, una parte, c'è la sezione di storia e dove si svolgono i corsi di storia, ci sono i nostri studi, ci sono le varie alcuni laboratori, alcuni uffici, no, che sono propriamente della sezione di storia, di archeologia e di storia dell'arte, tra l'altro. Va bene, quindi noi abbiamo una serie di sedi che non sono quella principale, l'avete vista, quella di San Pietro Martire, via Porta di Massa, ma questa è propriamente su Via Marina, questo edificio tutto di vetro, che è è la sede degli storici, possiamo dire, e questo è l'edificio, no, storico, classico a Corso Umberto, la sede che noi chiamiamo spesso la sede centrale del Corso Umberto, sul cosiddetto rettifilo, e qui è un'altra sede, quella che sta via Mezzocannone, dove spesso in situazioni di normalità e di non Covid, non pandemia, si svolgono anche alcune lezioni, alcuni corsi. Quindi, come vedete, i corsi spesso saranno dislocati su varie sedi che avete visto. Questi sono appunto, probabilmente verranno nuovamente anche dati successivamente, alcuni link che vi possono risultare utili, no, del Dipartimento di Studi Umanistici, in cui voi potete trovare i siti anche di alcuni corsi di studio, come il corso di laurea o il corso di studio in storia, e con tutte le indicazioni, i manifesti degli studi o anche le guide dello studente che sono scaricabili online, in cui potete avere una panoramica sostanziale delle offerte dei vari corsi di studio, anche proprio dei libri e delle tematiche che vengono affrontati nelle lezioni, no? E quindi si presentano sia le strutture dei singoli corsi di studio, ma anche le lezioni stesse, insomma, come i programmi dei singoli docenti. Quindi potete, quando volete, potete sempre vedervi, sfogliarvi chiaramente online queste guide dello studente per avere notizie più approfondite, no? Sugli interessi, sugli aspetti propriamente che vi interessano. Per quanto riguarda il corso di studio in storia, come tutte le triennali, è un corso di studio appunto che si svolge su 3 anni, un cosiddetto corso bachelor, direbbero gli inglesi, che è propedeutico alla seconda fase del percorso accademico universitario, che si completa sostanzialmente con una laurea magistrale in scienze storiche, che è una laurea biennale di 2 anni in scienze storiche, di cui è coordinatore il professore Francesco Senatore. E che qui è ancora divisa secondo due percorsi, ma probabilmente poi negli anni successivi avrà anche un altro tipo di conformazione. Per poi chi vuole poi continuare il proprio percorso universitario accademico può, attraverso un concorso, accedere poi anche a un dottorato di ricerca, che nel caso della storia è il dottorato di ricerca in scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, no? Quindi sostanzialmente la laurea in storia e la laurea magistrale in scienze storiche sono i due percorsi della, possiamo dire, formazione accademica in storia, e poi, ripeto, chi vuole può anche continuare e tentare il percorso poi di una specializzazione, possiamo dire, nell'ambito accademico con un dottorato. Il corso di laurea in storia si sviluppa su 15 moduli. Cosa sono i moduli? Sono i 15 corsi. Sono sostanzialmente corsi che finiscono poi con un esame, di cui 14 sono di 60 ore di lezione,
in aula o su piattaforma telematica e un modulo da 30 ore, quindi in tutto 15 moduli. E uno di questi 14 moduli di 60 ore, come vedremo tra poco, è a scelta dello studente. Quindi, mentre gli altri sono in qualche modo più o meno vincolati a determinate materie, uno è completamente libero, in cui lo studente può fare una libera scelta tra i vari corsi che offrono gli altri corsi di studio triennali, no? Quindi di psicologia, filosofia, storia dell'arte, lingue, no? Letterature straniere, o persino anche di altri dipartimenti. E inoltre è possibile trascorrere e formare una parte della propria percorso iter accademico anche all'estero, grazie all'esperienza delle borse di studio Erasmus, e quindi si possono trascorrere alcuni mesi o un semestre del proprio studio in Spagna, in Germania, in Francia o in altri paesi europei generalmente, ma non solo europei, dove si possono fare esami che vengono poi convalidati dal nostro dipartimento. E infine il percorso poi si conclude con un elaborato finale, quella che veniva chiamata tradizionalmente tesi di laurea, che nel caso del percorso triennale è un pochino più ridotta, e comunque un lavoro scientifico che ha tutta una serie di impostazioni, viene impostato a livello, no, di un lavoro scientifico storico ben preciso, e di cui vi saranno dati poi una serie di informazioni quando sarete alla triennale, con dei seminari che proprio vi introducono su come si scrive una tesi di laurea o di un elaborato finale. E le lezioni si sviluppano su due semestri che generalmente in verità si chiamano semestri, ma in verità sono trimestri, come vedete, che vanno da ottobre a dicembre, il primo semestre, e da marzo a maggio, il secondo semestre per le lezioni. Invece gli esami avete un'ampia scelta di esami che vanno sostanzialmente da una sessione estiva a giugno, luglio, autunnale, settembre, novembre e invernale, gennaio, febbraio e anche ad aprile. Quindi avete nel corso dei mesi dell'anno una possibilità di fare per molti mesi all'anno questi esami, dopo chiaramente che avete frequentato un corso o avete finito un semestre o un anno, va bene. Andiamo subito all'offerta del corso di laurea in storia. Perché studiare in storia? Cosa significa studiare in storia? A cosa vi prepara? Come vedete, sostanzialmente l'offerta didattica della storia è molto ampia, molto varia, non è proprio specialistica, ha certamente come base fondamentale la conoscenza delle storie, quindi l'insegnamento delle varie storie del mondo occidentale, da quella greca a quella contemporanea, no? Quindi greca, romana, medievale, moderna, contemporanea, ma vi dà anche una preparazione in qualche modo necessaria, fondamentale per chi studia storia, con una serie di discipline in ambito umanistico, quindi vi dà una formazione completa che prevede esami di geografia, di discipline filosofiche, tra cui la storia della filosofia come obbligatoria, o un esame a scelta tra due esami filosofici, tra quello di teoretica e di filosofia morale. Vi dà una formazione nell'ambito delle discipline letterarie, con un esame obbligatorio di letteratura italiana e degli esami a scelta tra letteratura latina, linguistica italiana, letteratura greca, lingua e letteratura greca, lingua e letteratura latina, filologia classica, una letteratura italiana moderna e contemporanea, va bene?
poi vi dà anche un approccio alle discipline storico-religiose, con la possibilità di scegliere un esame tra la storia delle religioni, la storia del cristianesimo e delle chiese o la letteratura cristiana antica, e inoltre una formazione propriamente storico-artistica nell'ambito dell'archeologia classica, della storia dell'arte medievale, della storia dell'arte moderna, della storia dell'arte contemporanea. E infine anche un approccio alle cosiddette scienze sociali e antropologiche, con offerta propriamente di antropologia culturale. Molto velocemente, per darvi un esempio di come si struttura i corsi, no, sono corsi generalmente che per ogni anno prevedono, l'abbiamo detto, sono 15 corsi, quindi 5 corsi all'anno. Nel primo anno l'offerta va dall'antropologia culturale alla letteratura italiana e alle prime due storie, quella greca e romana, e insieme alla geografia. Quindi questi sono i 5 esami obbligatori nel primo corso, nel primo anno di corso. Va bene. Quindi 5 anni, un anno, il primo anno in cui sono individuati 5 esami secchi, no, di cui dovete o potete frequentare i corsi e poi sostenere gli esami. Nel secondo anno avete di nuovo 5 esami, per cui ci sono le altre 3 storie, medievale, moderna e contemporanea, la storia della filosofia, di cui vi parlavo prima, e un esame a scelta tra appunto l'ambito storico-religioso della letteratura cristiana antica, la storia del cristianesimo e delle chiese o la storia delle religioni. Vedete come l'offerta si amplia sempre di più da un ambito storico, un ambito storico-filosofico, storico-religioso, con dei corsi che sono chiaramente dei corsi base, che vi danno una preparazione basilare, in cui piano piano poi entrate sempre di più in un ambito più approfondito, specialistico. Al terzo anno, l'ultimo anno, avete 5 esami che sono praticamente tutti a scelta, quindi voi potrete scegliere un esame tra quelli storico-artistici, tra l'archeologia classica, la storia dell'arte medievale o la storia dell'arte moderna e la storia dell'arte contemporanea, uno di questi materie, poi un altro esame in cui potete scegliere nell'ambito linguistico, letterario, filologico, quindi letteratura italiana moderna contemporanea o lingua e letteratura greca o la lingua e la letteratura latina o la linguistica italiana oppure la filologia classica. Va bene, dovete sceglierne uno di questi esami. Inoltre potete scegliere un altro esame di tipo filosofico, tra filosofia morale o filosofia teoretica, o a scelta anche la storia delle istituzioni politiche, che viene impartito dalla professoressa Laura Di Fiore, che era anche con noi e che fa parte dell'orientamento del corso di studio in storia, che ringrazio anche per la sua presenza. E infine avete le seconde storie, quindi potete scegliere di specializzarvi in una delle storie che vi ha maggiormente appassionato, quindi o la storia greca, il secondo esame di storia greca, o il secondo di storia romana, di storia medievale, di storia moderna o di storia contemporanea. Va bene? E alla fine avete questo esame a scelta. Questo esame di storia, il secondo esame di storia, sono quelli di 30 ore a 6 crediti, mentre gli altri esami erano tutti a 12 crediti. Però è inutile adesso entrare in questo sistema di crediti, perché magari se ci sono delle domande. Comunque, l'ultimo esame è questa attività dell'attività a scelta dello studente, in cui voi potete liberamente scegliere tra le offerte degli esami dei corsi triennali del dipartimento, ma anche di altri dipartimenti. E infine si conclude il tutto con la prova finale, con l'elaborato, va bene, della prova finale. Quindi, sostanzialmente, perché studiare? Perché iscriversi a storia? Perché
studiare la storia, perché scegliere un percorso di corso di studio in storia? Innanzitutto bisogna avere la passione per le materie umanistiche, bisogna avere in qualche modo una disponibilità allo studio e una curiosità per le materie umanistiche, chiaramente per lo studio della storia, e quindi, come avete visto, l'offerta del corso di studio di storia è molto ampia, non si basa solo su una specializzazione nell'ambito delle storie, ma vi dà un'offerta tale di geografia, filosofia, ambito letterario, filologico, storico-artistico, antropologico, che poi vi dà la possibilità di accedere, una volta laureati alla triennale, sia alla laurea magistrale, al corso di studio magistrale in scienze storiche, ma anche a altre offerte magistrali di corsi di studio in storia. No, quindi non vi vincola a un percorso obbligato, ma vi dà una possibilità di offerta molto ampia di frequentare e di iscriversi a varie tipologie di magistrali e di prepararvi allo stesso momento anche per gli sbocchi professionali. Va bene? Per gli sbocchi professionali di cui ci parlava già il nostro direttore Andrea Mazzucchi, che sono chiaramente innanzitutto l'ambito scolastico dell'insegnamento nella scuola, e quindi noi già alla triennale vi offriamo alcuni esami che poi sono fondamentali per poter fare i concorsi nelle scuole. Ma lo sbocco non è soltanto quello della scuola secondaria, chiaramente. Lo sbocco, il percorso lavorativo lo potrete percorrere dopo la laurea magistrale, no? Quindi dopo aver percorso tutto l'ambito quinquennale dei 5 anni, dei 3+2, no? Della vostra formazione accademica, in cui potrete lavorare, avrete modo di entrare o nel mondo della scuola secondaria, nell'insegnamento chiaramente di storia e filosofia, in cui già nella triennale avete una serie di esami che vi permettono poi di fare concorsi per questo tipo di ambiti disciplinari, oppure potrete entrare nel mondo degli archivi, delle biblioteche, nel mondo dell'editoria, del giornalismo, dell'amministrazione pubblica, ma anche, come diceva il nostro direttore, proprio nel mondo delle imprese, anche nel mondo privato, aziendale, delle imprese che sempre di più richiedono laureati in materie umanistiche, proprio per un certo approccio, no, per determinati ambiti professionali previsti da queste imprese, che vogliono proprio laureati in materie umanistiche piuttosto che in materie scientifiche e tecniche. Oppure potrete continuare un vostro chi è particolarmente appassionato allo studio, la ricerca, lo studio nell'ambito del CNR, negli istituti di ricerca, dopo un dottorato di ricerca, e poi eventualmente continuare a rimanere nell'ambito universitario, della docenza universitaria. Quindi sostanzialmente. Perché allora, la missione al corso di laurea non è vincolata a nessuna prova, non è a numero chiuso, non è in qualche modo a ingresso limitato, e quindi è libera discrezione, non prevede appunto dei test di ammissione. La preparazione deve essere una buona preparazione scolastica che voi dovreste aver ottenuto attraverso il vostro percorso scolastico. Verranno fatti dei semplici colloqui in itinere, praticamente una prova di verifica delle conoscenze che avverrà nel corso del primo anno, in cui si cercherà di capire quali possono essere eventuali lacune vostre, ma non sono dei test di ammissione, sono dei test che vi devono aiutare a capire eventuali vostri problemi, lacune, che potranno poi essere risolti grazie al tutorato, al lavoro di studenti tutor, al lavoro di tutorato dei docenti nel corso del vostro percorso
accademico degli studi. Quindi praticamente perché iscriversi a storia? Perché appunto la storia, il percorso del corso di studio in storia vi dà la possibilità di affrontare in modo critico, in modo sicuro, solido la vita quotidiana, la vita degli, non solo appunto l'approfondimento di importanti studi di tipo storico che vi appassionano, ma anche di rapportarvi in maniera matura, solida rispetto alla realtà che vi circonda, no? Alle informazioni che vi vengono date continuamente, no? Sotto un continuo bombardamento dei social media, dei media, no? Che ci danno tante notizie in cui noi spesso non sappiamo come regolarci. E il percorso degli studi, del corso di studio in storia, ci dà quella preparazione, quella maturità critica di confrontarci in maniera matura, di discernere le notizie che hanno un fondamento scientifico, che hanno una loro realtà rispetto alle cosiddette fake news, no? Di cui veniamo, con cui veniamo continuamente bombardati. E quindi vi dà quella solida preparazione sia per continuare poi gli studi e no, approfondire quelle parti che ritenete particolarmente stimolanti, che avete trovato particolarmente stimolanti, ma anche proprio come nella formazione di cittadini responsabili nell'ambito di una società moderna, critica e democratica, qual è quella italiana e europea. Va bene? E per qualunque notizia ulteriore potete fare sempre riferimento a tutti i docenti del corso di studio in storia, in primis al coordinatore, cioè a me, e a visitare il sito del corso di studio in storia, che è questo www.cdlstoria.unina.it. E quindi io sostanzialmente avrei concluso, sarei contento adesso se ci fossero a caldo delle domande, delle richieste da parte degli studenti frequentanti, per poter in qualche modo velocemente rispondere ad eventuali richieste, no? Su cose che non avete capito bene, che sono rimaste un po' in sospeso, o a eventuali approfondimenti. Ringraziamo il professore Andrea D'Onofrio per questa così chiara presentazione. Naturalmente vi ricordo che tutta la disamina che il professore ha fatto, non solo come lui vi ha detto è tutta spiegata, tutta scritta sulla guida, dove potrete vedere anche il, come diceva il professore, i contenuti dei singoli esami, ma per una scorsa veloce, diciamo, di tutta la distribuzione, voi potete andare, potete consultare l'opuscolo, che tra poco poi vi faremo anche vedere. L'opuscolo vi dà appunto tutta la distribuzione degli esami nel triennio e poi anche nel biennio di tutti i corsi di laurea, così voi avete una visione chiara di tutta questa spiegazione, una visione diretta di tutte queste informazioni che in maniera così capillare ci ha presentato il professore Andrea D'Onofrio. Adesso vi esortiamo a fare delle domande, soprattutto non dovete avere timore di fare domande semplici, quello che io dico, perché le domande semplici sono quelle su cui si basa poi la costruzione del tutto. Alla vostra età capisco bene che voi potete temere, ma io poi chiedo una cosa che sembra troppo elementare, vergogna, non lo ritegno, ma che vi metto a chiedere. Invece voi proprio queste domande dovete scrivere sulla chat che è su YouTube, o anche se vi siete iscritti, quindi potete parlare, accendete i microfoni e parlate, chiedete tutte, ponete tutte le domande che volete, anche quelle che a voi sembrano molto semplici. Appunto, anche domande banali, anche il vostro percorso di studi da cui state provenendo, quali sono la vostra scuola che state frequentando, rispetto alla quale poi vi volete approcciare a un certo tipo di studi. Quindi non abbiate
timore nel fare domande che a voi possono sembrare banali. Io stesso, figuratevi, ho insegnato per 14 anni come professore di storia e filosofia nelle scuole, quindi conosco bene il mondo della scuola e degli studenti a scuola, quindi non c'è nessun problema. Quindi qualunque cosa in qualche modo volete chiedere che non vi è risultata chiara, o anche rispetto al vostro mondo scolastico, alla vostra esperienza scolastica, no? Per esempio, Andrea, io vedo che sono presenti alcuni studenti che si sono iscritti, quindi possono parlare direttamente. Certo, possono accendere il microfono, il video e chiedere, no, intanto, presentarsi alcuni di voi dicendoci da quale istituto venite. No, noi adesso ci siamo presentati, ci stiamo presentando, però sarebbe anche bello da parte vostra se riuscite alcuni di voi a dire da quali istituti state provenite, no? Che scuole sono quelle che state frequentando. Perché non ci dite da quali istituti venite? Non pensate, no, per noi è un arricchimento sapere quali studenti ci stanno sentendo, di quale provenienza, perché si sono collegati. È uno scambio reciproco che noi vogliamo e dobbiamo avere. Fatevi coraggio, o se non volete scrivere, ma voi che avete i microfoni potete parlare, diteci da quali scuole venite. Ecco, io ora faccio una cosa che non lo so se posso fare, ma la facciamo. Fabiola Ferrara, ecco, la sto interrogando, da quale scuola viene? Mi sta dall'inizio collegata, quindi mi piacerebbe sentirla. Tra l'altro un bel nome come Fabiola, no? Fabiola Ferrara. Vengo dal liceo classico Vittorio Emanuele II Garibaldi. Benissimo. E diciamo che è molto interessante come corso di studi, soltanto che sono molto indecisa, quindi non so benissimo, ecco, se intraprendere questo corso di studi o un altro, insomma. Chiaramente voi avete quindi una formazione classica, no? Di storia e filosofia, quindi adesso farete una maturità, no? Di un certo tipo, e quindi certamente adesso lei si deve confrontare con una serie di proposte che verranno qui e poi dovete decidere, giustamente. È molto giusto quello che lei dice, che è ancora indecisa, no? Benissimo, quindi abbiamo il Vittorio Emanuele, il liceo classico di Vittorio Emanuele, molto bene questo aspetto. Andrea, c'è una domanda che ci ha passato sì. Da YouTube la dottoressa Chianese. Buongiorno, quando uscirà il bando di ammissione per potersi iscrivere? Ma no, forse non è... No, non c'è nessun bando. Voi potete da settembre in poi, una volta che vi siete maturati e quindi avete finito in bellezza il vostro percorso di studio, potete rivolgervi alla segreteria degli studenti e iscrivervi normalmente. Quindi non c'è, da settembre in poi iniziano sostanzialmente le iscrizioni, ok? Che poi continuano generalmente fino a ottobre, novembre, ma per queste informazioni tecniche c'è la segreteria che vi darà qualsiasi tipo di informazioni. Chiaramente i corsi, come vi ho detto, iniziano a ottobre, agli inizi di ottobre, e quindi sarebbe opportuno che vi iscriviate prima dell'inizio dei corsi, e quindi a settembre, tra settembre e ottobre. Ma le iscrizioni possono avvenire anche dopo, quindi no, se uno c'ha ancora qualche problema, qualche ripensamento, non c'è nessun problema. Ci si può iscrivere più o meno fino a, credo, a gennaio, poi c'è una piccola mora, no? C'era, adesso è stata tolta in questo periodo di Covid, quindi non c'è nessun problema. Ci si può iscrivere più o meno quando si vuole, però è consigliabile che per seguire i corsi si facciano le iscrizioni prima dell'inizio dei corsi. Forse dobbiamo precisare ad Enrico che Enrico, a tutti gli studenti che ci ascoltano, che qualsiasi dubbio loro possano avere anche quando abbiamo chiuso questa trasmissione, ricordino che ci sono i canali di orientamento e abbiamo il canale lo sportello orientamento che
molto facilmente accessibile attraverso Facebook, attraverso YouTube, loro possono fare tutte le domande che vogliono. E poi ci sono tutti gli altri canali di informazione della segreteria, ma per loro è molto molto facile, per queste domande su cui hanno dubbi, rivolgersi allo sportello orientamento seguito dagli studenti che danno loro subito le informazioni e li orientano sui giusti canali. Una Quindi, domanda che mi è stata fatta spesso in questi incontri one-to-one che abbiamo avuto, no? Di cui ha parlato anche la professoressa Piscitelli, è da parte di uno studente di Gaeta che doveva iscriversi a Napoli, era se noi offrivamo come corso di studio in storia anche le storie dell'antichità medio orientale, quindi la storia egiziana, la storia babilonese. No, questo tipo di offerta non viene data dal corso di studio in storia, viene data da altri dipartimenti, da altre università, ma non dal nostro dipartimento, che non ha questa specializzazione sull'orientalistica, no, storica. Noi partiamo sostanzialmente dalla storia greca e romana, con chiaramente tutti i riferimenti al mondo orientale che ci sono per la storia romana e la storia greca, con appunto la storia egiziana e gli altri tipi di storia, no, nell'ambito ellenistico, bizantino. Però non diamo propriamente questo tipo di specializzazione. Questa è una domanda che più volte mi è stata fatta, no, dal punto di vista, per quanto riguarda la passione di alcuni di voi per la storia egiziana, la storia dei paesi medio orientali, no? ricordo che tutte queste giornate sono anche su YouTube, per chi le voglia riascoltare, è tutto registrato su YouTube. Adesso io direi, se tu Andrea sei d'accordo, passiamo la parola a Francesco Senatore, il professore Senatore, che è coordinatore del corso di laurea magistrale in storia, e poi noi invitiamo ancora i nostri studenti a porre domande e soprattutto voglio dire agli studenti, a Fabiola, a tutti quelli che ci ascoltano, che intervenire assolutamente non è che loro nell'intervenire si espongono o dicono io poi sono incerta su qua. Certo, voi dovete essere incerti. Adesso siete in una fase di informazione, di preparazione, di curiosità. E dovete essere curiosi, dovete perciò informarvi, dovete guardare, pensare, perciò fate domande, perché diteci da quale scuola venite, ma non per questo noi riteniamo che voi dobbiate poi iscrivervi a questi corsi, però dovete indagare e cercate, fate domande, fate tutto quello, chiedete tutto quello che vi viene in mente, anche le cose che vi sembrano troppo semplici da rivolgere a professori universitari. Noi siamo insegnanti, siamo docenti, presenterà la laurea magistrale in storia. Prego, Francesco. Salve a tutti. Se togliamo questa, Andrea, se togliamo la L'ha tolta. condivisione. Mi pare che l'abbia tolta. Benissimo, Sì. salve a tutti, grazie. Avete sentito dal professore D'Onofrio come funziona una triennale. La magistrale consente, la magistrale di scienze storiche, come tutte le magistrali, di arrivare più a fondo nelle discipline e dunque c'è una caratteristica di sostanziale differenza, la nostra nella qualità, nella difficoltà anche dello studio. Tuttavia c'è un vantaggio rispetto a questa difficoltà, i numeri sono di meno e dunque gli insegnamenti hanno generalmente un carattere più di laboratorio, si lavora insieme. Talvolta si scrivono dei piccoli elaborati durante l'esame. Alcuni di noi fanno proprio l'esame in questo modo, oppure fanno fare delle presentazioni agli studenti. Quindi c'è uno dei punti di forza della nostra laurea in scienze storiche è questo rapporto molto forte tra i docenti e gli studenti. Il nostro corso si divide in due percorsi, in due curricula, uno medievale e rinascimentale, uno moderno e contemporaneo. Tutti e due hanno 11 esami, ovviamente si tratta di 2 anni, quindi c'è un numero ridotto di esami. Questi esami, magari sì, non vorrei neanche elencarveli, sono, come abbiamo detto, prevalentemente
di storia italiana ed europea, ma ci sono importanti aperture verso il mondo internazionale. Ci sono esami in cui si studia la storia degli Stati Uniti, esami in cui si studia la cosiddetta storia globale, cioè la storia del mondo intero, dell'umanità. Si tratta di un approccio nuovo, una prospettiva nuova degli studi che è proprio degli ultimi tempi, e noi abbiamo proprio appunto un esame di storia globale, così come abbiamo, al di là dei nomi degli esami, che sono molto particolari, no? Storia sociale dell'età moderna, istituzioni medievali, cose del genere, ma voglio andare rapidamente su questo perché voi venite dalla scuola, siete magari più interessati alla sostanza. E per esempio ci sono alcuni tra i nostri docenti che studiano le catastrofi, i disastri come quello che stiamo vivendo e il modo in cui le società rispondono a questi disastri. Tutti, però, hanno ovviamente una, e forse qui posso condividere lo schermo, forse ve lo posso far vedere, hanno rispetto ai corsi di base di una triennale, hanno una attenzione estrema alle fonti della conoscenza storica. E naturalmente ai metodi con cui questa conoscenza storica si costruisce, con cui si lavora, si fa anche ricerca storica, perché appunto questo è la fondamento di un corso magistrale di scienze storiche. E le fonti, che possono essere le più varie, pergamene come quella che vedete in questa foto, atti notarili, lettere, diari, fotografie, filmati, anche le opere letterarie, cinematografiche, le testimonianze orali per la storia contemporanea, ma anche le cose che non potreste immaginare, cioè le vite dei santi, che sono piene naturalmente di aspetti leggendari, ma che sono fondamentali per comprendere il mondo del passato, il modo in cui non solo il modo in cui nel passato si operava nell'ambito della produzione economica o della vita politica, non solo le guerre, ma il modo di pensare. I valori, abbiamo per esempio, e questo non è un aspetto molto importante, abbiamo un esame di storia di genere, che è un'altra prospettiva della ricerca storica, che si concentra, è anche un altro metodo, in qualche modo, si concentra nella storia vista dal punto di vista della differenza di genere tra uomini e donne e anche nei tempi più recenti su tutte le questioni che riguardano questi aspetti anche al di là del genere biologico. E naturalmente il ventaglio delle fonti storiche è infinito, il punto è come si diremmo semplicemente, no? Se stessimo, diciamo, se volessimo semplificare, dobbiamo scoprire la verità, come le cose sono successe. E non è molto semplice. Oggi lo vedete benissimo, anche se abbiamo una ripresa con il cellulare, una fotografia, non è detto che quella fotografia rappresenti esattamente quello che è successo, il modo in cui è stata fatta, il contesto da cui è stata estrapolata, per non parlare delle foto false o modificate, è fondamentale. E dunque dire la storia si fa con le fonti, con le testimonianze, con le prove, non è una cosa scontata, e tanto più difficile è, se ovviamente ci pensate, fare storia di secoli e millenni fa e dunque comprendere queste tracce del passato nella loro ambiguità, nella loro contraddizione. E questo è in sostanza quello che si fa. Poi vi faccio, devo andare un attimo avanti, per quali ambiti geografici? Beh, un punto forte per tradizione della Federico II è la storia del Mezzogiorno e dell'Europa. Questa è una tradizione molto forte, posso dire, diciamo, senza essere troppo immodesto, che alcuni dei nostri docenti, come del resto anche del resto degli altri corsi di laurea, sono veramente studiosi affermatissimi a livello internazionale. Ma in particolare, per quanto riguarda ovviamente la storia, c'è questa attenzione al Mezzogiorno, all'Europa, che però non è esclusiva, perché c'è anche, come vi ho detto prima,
l'attenzione alla storia globale, a cominciare dalla prima grande globalizzazione con l'epoca delle ricerche delle scoperte, cosiddette scoperte geografiche fino a oggi, e anche, come vi dicevo, la storia delle donne, la storia di genere, il modo in cui le relazioni di genere sono costruite dalle società, sono una costruzione culturale che cambia nel tempo, e la storia dell'ambiente, la storia delle catastrofi, come vi avevo accennato. Altre informazioni un po' più tecniche sono appunto 11 esami, 7 al primo anno, 4 al secondo. Perché questo squilibrio? Perché gran parte del secondo anno è dedicato alla tesi di laurea, che è un lavoro che deve, secondo noi, impegnare molto lo studente. Questo lo si vede anche nel rapporto che si stabilisce fra i crediti. Ogni anno universitario vale 60 crediti che si assegnano a seconda dei vari esami, nel caso nostro esami da 12, esami da 6. E per darvi solo un'idea, appunto, la tesi di laurea da noi vale 23 crediti, il che significa un impegno di diversi mesi che alcuni portano avanti attraverso ricerche in archivio, scusate, ricerche in biblioteca o in rete, cioè studiando pubblicazioni, monografie, saggi, ma anche altri, una parte cospicua. Prepara la tesi di laurea studiando fonti cosiddette primarie, cioè va a lavorare su documenti che si trovano negli archivi, dai documenti più antichi, medievali, perché abbiamo detto che la nostra laurea parte dall'epoca medievale, a quelli più recenti, come i documenti audiovisivi. O addirittura le interviste in qualche caso di storia orale. Quindi c'è anche un numero non basso di studenti che fanno opera con la tesi di laurea di vera e propria ricerca. E qualche volta, come è capitato proprio a me, ma anche ad altri colleghi, le tesi migliori sono persino diventate dei saggi pubblicati, ma naturalmente questo è un'eccezione. Non dovete pensare che questa è la prova che vengono degli studenti molto preparati, ecco, e che molto motivati. Non è solo la prova, come vi dicevo, di questo rapporto così intenso fra studenti e docenti. L'altra caratteristica è che questi 7 esami, che sono diversi, scusate, questi 11 esami, che sono diversi fra i due curricula, ce ne sono in verità alcuni comuni. Si scelgono sempre tra due, tre, quattro possibilità. Quindi nel totale uno studente ha a disposizione un numero di circa 25 o 26 esami e per gruppi ha una liberissima scelta. Questo gli consente, per esempio, di studiare, vi cito questi esami che sono più specifici rispetto a quelli generali che di storia medievale, moderna e contemporanea e di tanti aspetti della storia medievale, moderna e contemporanea. Vi cito per esempio la scelta che c'è fra archivistica, cioè il modo in cui si organizzano gli archivi, quindi i documenti scritti, che si può scegliere in alternativa a bibliografia. Cioè, anzi, si chiama bibliografia e biblioteconomia, cioè al tempo stesso la ricerca e la storia del libro e l'organizzazione delle biblioteche. Quindi archivistica, bibliografia, oppure in alternativa, quindi una scelta fra tre, in questo caso la paleografia, cioè la lettura dei manoscritti antichi, le grafie antiche, il modo in cui erano scritti i documenti nel Medioevo e in verità anche nell'età moderna. E questo è un esempio delle possibilità che ci sono, che voi trovate anche in questo caso, quindi non mi metto a fare elenchi perché è una prospettiva lontana per voi, è un orizzonte che dovete tenere presente, ma che non è di immediatissima necessità. Trovate tutte le informazioni non solo sul sito, ma anche su una pagina Facebook che abbiamo, che si chiama Magistrale di Scienze Storiche della Federico II.
potete accedere a questo corso senza problemi se appunto provenite da una laurea in storia, ma anche una laurea in lettere e in beni culturali, in lingue. E se invece si proviene da altre lauree, bisogna ovviamente avere un certo numero di esami di base. Noi abbiamo, fra quelli che si iscrivono quotidianamente, questo è un po' per darvi un'idea. Abbiamo una quota di persone che viene da lettere, che viene da archeologia, sì, e da scienze politiche anche, e poi non raramente abbiamo sempre, direi, qualcuno che si prende la storia proprio per passione come ulteriore laurea. La nostra laurea poi, o come quella di lettere, come quella di filosofia, la laurea magistrale di lettere e la laurea magistrale di filosofia servono per l'accesso all'insegnamento, quella di storia, cioè di scienze storiche, può servire per tutti e due i casi, cioè può servire per insegnare storia e filosofia, per esempio al liceo classico Vittorio Emanuele, ma anche per insegnare materie letterarie nelle scuole medie oppure italiana e storia nei professionali. Come è possibile, questo da un punto di vista, come dire, formale, nel senso che questa laurea dà accesso a patto che si siano fatti gli esami che corrispondono a queste classi di concorso. Ma questo è importante solo perché spesso, come dire, la passione per la storia nasce da un'iniziale passione per la letteratura o per la filosofia, per il semplice fatto che sono materie, almeno questa è la mia sensazione, può darsi che mi sbaglio, ma sono le materie che spesso più attraggono gli studenti degli istituti superiori e quindi talvolta questo interesse per la storia matura in un secondo momento e quindi, come vi ha detto il professor D'Onofrio, il meccanismo dei 3 più 2 consente di soddisfare, come dire, entrambi, di non prendere decisioni definitive all'interno di questo gruppo di discipline. Uno può fare una triennale di storia, una magistrale di filosofia e viceversa, e così vale anche per le lettere e in qualche caso vale anche per alcuni ragazzi che vengono da scienze politiche, che dopo il triennio di scienze politiche, dove si studia anche molta storia, ma prevalentemente contemporanea, vengono poi da noi. Va bene, io mi fermo qui, sperando di essere stato chiaro, e rinnovo anch'io, come hanno fatto i miei colleghi, l'invito a fare qualche domanda, a chiedere qualche cosa, qualche curiosità. Ragazzi, chi è che sta parlando? Qualcuno vuole intervenire? Io mi esorto continuamente a intervenire e a porre domande ai professori. La presentazione del professore senatore ha chiaramente dimostrato la differenza che c'è tra lo scorso triennale e il corso magistrale, un corso nel quale avete visto quante discipline si insegnano e noi della Federico II veramente abbiamo numero di discipline veramente che ci pone a livello europeo e poi soprattutto ha dato un'informazione molto particolare, cioè che voi non dovete scegliere fin dal primo momento della vostra iscrizione all'università quale sarà il vostro percorso fino al quinto anno, perché è possibile appunto un ripensamento, una intercambiabilità. Non è un caso che noi abbiamo 7 triennali e 10 magistrali, il che significa che voi da una triennale di inizio potete poi passare ad un'altra magistrale se nel corso del vostro iter avete sviluppato interessi per una certa diversa disciplina da quella che pensavate all'inizio. E poi non dimenticate che questo corso di laurea in storia, oltre ad aprirsi all'insegnamento, come vi ha detto il professore senatore, è molto richiesto oggi nel sociale perché apre moltissime strade. Pensate solo alle strade del giornalismo, delle pubbliche amministrazioni, della ricerca.
è una laurea del tutto particolare, molto molto ambita. D'altronde non è che in tutte le università. Noi come Federico II possiamo offrire dei corsi di laurea particolarissimi, come ieri abbiamo visto lettere classiche, ci sono a Napoli e alla Sapienza di Roma. Storia, che è un percorso così particolare, così ricco di discipline, che raccoglie studiosi a livello europeo, è offerta appunto dalla Federico II e da poche altre università. E sempre invito questi ragazzi che sono in linea a porre domande, a dirci da dove provengono, perché il loro intervenire non li obbliga in alcun modo, è solo un modo per poter rispondere a qualche curiosità. Quindi vi invito, non abbiate timore, perché è vero che non ci sono i vostri professori a supportarvi come quando veniamo nelle scuole, però noi siamo pari ai vostri professori, non vi preoccupate. No, io volevo, scusami Teresa, volevo aggiungere una cosa. Io ho citato l'insegnamento perché purtroppo c'è un dato, come dire, formale, cioè certe etichette, chiamiamoli, certi pezzi di carta sono fondamentali, ma e questo è l'unico pezzo di carta che consente per certe discipline di accedere ai concorsi per l'insegnamento, perché purtroppo la strada è lunga, ma non è questo, ci sono alcune persone che hanno questa forte motivazione fin dal principio, cioè che cominciano già dal primo anno a studiare nel nostro dipartimento perché vogliono essere insegnanti. E quindi quelli sono, come dire, invidiabili, nel senso che hanno una certezza, non è detto che non la cambieranno. Tuttavia, se voi scegliete scienze storiche, come tutti gli insegnamenti del nostro dipartimento, mi sento di dire, mi oso dire, che voi se lo scegliete lo fate perché vi piace. Perché questa è la prima, cosa importante. Una cosa deve piacere perché c'è un impegno, c'è un tempo lungo e adesso voi non avete una conoscenza così accurata di alcune materie, alcune sarebbero completamente nuove per voi, ma se non c'è la passione, insomma, non. Quindi quella deve essere la molla principale. Poi dopo un po', naturalmente, uno vede anche come può cercare di far venire entrare la passione nel proprio percorso lavorativo. Non è detto che i percorsi siano quelli che abbiamo elencato, ce ne possono essere tantissimi. Un mio laureato lavora per la Bosch in Cecoslovacchia ed è contentissimo. Ha fatto una tesi di ricerca come quelle che cui ho accennato e evidentemente facendola ha sviluppato delle capacità che gli sono tornate utili e che gli hanno permesso di lavorare una cosa che evidentemente non pensava, cioè appunto come dicevamo prima in un'azienda. Ma questo è veramente un po' precoce per voi che adesso state soprattutto pensando all'esame di Stato. Io invito Elena, Sara, che vedo che sono attente, che stanno da tanto tempo in linea. Perlomeno diteci da che istituto venite. Eppure sono dentro, ci stanno seguendo, ma come Elena, o anche Sara, non hanno il coraggio di parlare, ma noi facciamo paura. Io non penso che facciamo paura. Ma non hanno. Ecco. Istituto Tecnico Turistico di Castellammare. Bene, dall'Istituto Tecnico Turistico. Turistico a Castellammare, è un indirizzo del geometra. Benissimo. Elena, io sentivo, consentitemi questo di dire, Francesco, consentimi di dire questo, come dire, ad avallo di quello che tu dicevi del tuo studente, che quindi può interessare benissimo Elena, di quello che tu dicevi del tuo studente che adesso lavora alla Bosch. Le nostre lauree, di lauree, di storia, di filosofia, proprio queste lauree, sono molto, molto richieste nell'ambito dell'industria e dell'imprenditorialità. Perché quella famosa tesi di cui parla il professore senatore del quinto anno è una tesi che ci impegna tanto e che ci dà una struttura mentale particolare. Cioè, nel momento in cui noi poniamo lo studente di fronte al grande problema di una problematica che deve affrontare, di fronte alla quale si trova di fronte a tanti documenti, a tante notizie, cioè a un lavoro che deve fare di analisi e di sintesi e di scrittura e di esposizione. Bene,
quello è una quadratura mentale che nessun'altra laurea, se non una delle discipline umanistiche, può dare. E io domenica l'ho detto ieri, lo ridico oggi perché è una cosa che mi ha colpito molto. Per puro caso ho sentito in televisione il TV Parlamento, domenica in Parlamento, non so bene, e dove parlava Ivano Dionigi, dove parlavano tutti gli esponenti di tutti i partiti politici che stanno per varare una riforma, non so bene ora quali sono i termini giuridici, per inserire in tutte le curricula di corsi di laurea scientifici due o tre materie, forse due, prese da materie letterarie di studi umanistici, perché vogliono che questa settorialità delle materie tecnologiche, che pure costituiscono il fondamento di oggi, comunque non restino prive di quella che è la nostra specificità, cioè la formazione umanistica che dà una visione del problema completamente diversa. Quindi Elena, che viene dal nostro istituto, bene fa ad interessarsi a quello che è il nostro gruppo di studi umanistici, perché il nostro gruppo di studi umanistici è fondamentale per qualsiasi dopo scelta si faccia, soprattutto nell'industria, nelle imprese, perché come noi possiamo organizzare, abbiamo una visione totalizzante e non settoriale. Scusami Francesco se ho preso spunto da te dire questa comunicazione, perché poi proprio è venuto bene questa interlocuzione con Elena, che viene da un istituto scientifico, vedi, tecnologico. Sì, come dice, è una questione di formazione appunto umanistica profonda. Significa avere a che fare con dei testi, con dei documenti, con delle tracce, avere a che fare con delle persone, capire. E questa cosa, detta così, sembra semplice, ma insomma, l'umanistico significa studiare tutto ciò che riguarda l'uomo. E poi, se vi piace, troverete anche la vostra strada dopo, che può essere una qualsiasi. Ecco, io sono stato fortunato, a me piaceva appunto l'insegnamento, anch'io ho insegnato a scuola, quindi ero deciso fin dal principio. Poi è capitato che sono finito dopo anche all'università, ma la gran parte delle persone che si iscrive non sa esattamente cosa farà da grande, ecco. Oppure pensa di fare una cosa e questa magari non sarà possibile o non gli piacerà più. E quindi l'interesse principale deve essere l'attrazione per queste discipline. Se vi interessano, e se siete qui in qualche modo vi interessano, dovete individuare quale di quelle umanistiche è più vicina a voi, senza timori, perché tra l'altro, come diceva il professore D'Onofrio, voi potete cominciare a frequentare ai primi di ottobre e poi vi iscrivete dopo un po'. Se avete un impatto, come dire, di disinteresse, avete un po' di tempo, diciamo così. Ecco, non fate una scelta definitiva. Poi potete fare una triennale, un'altra magistrale, insomma, c'è una certa... Francesco, c'è una domanda per te. Buon pomeriggio, io vorrei avere informazioni per quanto riguarda gli esami fuori piano nella magistrale di scienze storiche. Sì, dunque, questo è un problema, cioè è una normativa di Ateneo. Fino a un annetto fa, forse anche un po' di più, era possibile aggiungere degli esami alle nostre lauree, qualsiasi laurea, e adesso invece non è più possibile. Quindi non si possono aggiungere esami a quegli 11 che ho detto o a quei 15 della triennale. Questo era fatto da molti studenti proprio perché per acquisire diciamo crediti in discipline utili per l'insegnamento. Non è più possibile, è possibile farlo facendo degli esami fuori, all'esterno. Resta però una possibilità sia nel nostro corso che in tutti gli altri corsi di un esame da 12 completamente libero. Quindi se uno ha quindi all'interno del corso c'è questo unico spazio di totale libertà, ma non è più possibile fare quelli che si chiamano esami fuori piano, cioè in sostanza, dico per i ragazzi delle scuole, aggiungere un 12esimo, un 13esimo esame. Questo non è possibile. Forse la ragazza si riferisce pure al fatto se viene da... è una domanda che pongo anche io, come se fossi una studentessa. Sì. Cioè se qualcuno ha fatto un percorso triennale che non sia quello di triennale in storia, forse si ha bisogno di cumulare qualche credito. Sì, quello può fare qualche esame fuori piano. Come lo dobbiamo definire?
tecnicamente si chiamano corsi singoli, corsi. Devono fare prima di iscriversi, quindi io vi consiglio, se avete questi dubbi, di scrivermi, perché io vi posso anticipatamente dire quali possono essere gli esami che dovete recuperare per iscrivervi, oppure nel caso in cui abbiate una magistrale, quali sono gli esami che vi possiamo convalidare, perché pure questo capita. Dovrebbe avvenire dopo l'iscrizione, ma noi vi anticipiamo l'informazione, perché riteniamo giustamente che uno voglia sapere a che cosa va incontro, e lo facciamo in una maniera molto rapida, con una mail. Ci manda la mail con gli esami e noi spieghiamo: ma guarda, manca questo, basta che fai 6 crediti, mettiamo, di storia contemporanea. Come un corso singolo significa iscriversi a una qualsiasi università, fare l'esame e avere il certificato, e poi, oppure uno che viene, adesso è capitato, da scienze turistiche proprio, che aveva una magistrale di scienze turistiche, alcuni esami glieli abbiamo convalidati, cioè ne ha fatti meno di 11 perché glieli abbiamo, come dire, riconosciuti. E questo ve lo diciamo praticamente in un paio di giorni. Mandate una mail e vi rispondiamo. Bene. Bene. Altre domande per i corsi di laurea in storia? Bene. Comunque i ragazzi ci hanno seguito e possiamo essere soddisfatti. Tra poco interrogheremo anche Sara, la quale è un'altra che ci sta seguendo fin dall'inizio, e le chiederemo da quale scuola viene, se ha qualche domanda da fare. Perlomeno Sara, ci dica da quale scuola viene, solo questo. Da un istituto tecnico turistico a Frattamaggiori, Filangieri. Perfetto, perfetto. Siamo molto contenti che questi istituti, ragazzi che provengono da istituti tecnici, sono interessati alle nostre discipline, al Dipartimento di Studi Umanistici, perché rientriamo sempre nello stesso discorso, che noi accogliamo molto volentieri per i nostri corsi di studi ragazzi che vengono dagli studi tecnici, perché possono trovare un completamento ottimale nella formazione umanistica, e vi assicuro che queste discipline sono molto apprezzate nel lavoro delle imprese, di tutto, per le motivazioni che vi ho detto prima, per una forma mentis che vi diamo di pianificazione dei lavori imprenditoriali, che è molto richiesto. Allora Francesco, io ti devo salutare perché abbiamo avuto tanto spazio, siamo contenti di questo, grazie dei vostri interventi, grazie agli studenti. Prima di passare, allora salutiamo il professore senatore. Allora devo dire al professore Bongo che noi abbiamo dovuto, ci senti Bongo? Giancarmine, mi senti? Sì? Sì, scusami. Allora io ti voglio dire, ti dico a tutti gli studenti che stanno partecipando, che abbiamo un poco di slittamento nell'orario, un pochino, perché abbiamo preferito già da ieri fare questa nuova formula, cioè dopo la presentazione del corso subito far intervenire gli studenti, perché altrimenti c'è una dispersione nelle domande. Quindi noi adesso passiamo per cortesia un attimo già ieri. Ieri è andata molto bene, eppure oggi sta andando bene. Solo che non lo sapevo, io ho una riunione dopo, riunione più tardi, quindi non riusciremo a fare negli orari prestabiliti, non lo so se posso. Allora chiedo a Giovanna, a Merola e a Maria Stiano se vogliamo far intervenire un attimo Lingue, visto che Bongo non può. Voi possiamo... Anche io ho due riunioni, una che iniziava alle 17:30 e una alle allora facciamo un attimo sinapsi e poi passiamo a Lingue. Tu Merola puoi aspettare per cortesia? Per me non ci sono problemi. Va bene, allora come vogliamo strutturare? Parla prima il corso di laurea in Lingue. Maura, tu puoi aspettare? Dimmi tu. No, facciamo parlare Maura, se affretta. Va bene, così rimandiamo. 10 minuti posso aspettare. Perché sono molto, molto veloce. Va bene, Maura è sempre molto veloce. Presentiamo che cosa è questa nostra organizzazione di sinapsi nell'ambito dell'orientamento, nell'ambito del nostro dipartimento. Va bene, diamo la voce allora a Maura, togliamo i nostri video. Ecco, la vedete? Vedete la nostra pagina? Sì? Sì, la vedete la pagina che ho condiviso? Sì, allora sì.
Il nostro ateneo è un ateneo inclusivo. Cosa significa che è inclusivo? È un ateneo che cerca in tutti i modi di trovare le soluzioni, le strategie più adeguate affinché tutti gli studenti possano partecipare attivamente alla vita universitaria e possano conseguire il meritato successo formativo. Per cui io inizierei proprio dalla sezione per il successo formativo, che è una sezione dedicata a tutti gli studenti dell'ateneo. A partire proprio dal loro ingresso nel percorso accademico e fino alla conclusione del loro percorso di studi. È una sezione che si occupa di garantire a tutti gli studenti servizi e opportunità attraverso dei colloqui individuali oppure delle attività in gruppo che aiutino gli studenti a superare delle difficoltà, dei blocchi, ansia legata a degli esami che sono particolarmente difficili. Quindi tutta una serie di attività che aiutano anche gli studenti a mettere a fuoco qual è il miglior metodo di studio da utilizzare per alcune materie. E gli studenti vengono accompagnati e sostenuti da un team di psicologi e psicoterapeuti molto esperto e molto competente proprio in relazione alle problematiche degli studenti. Poi abbiamo una sezione che si occupa degli studenti in condizioni di disabilità oppure studenti che hanno disturbi specifici dell'apprendimento, dislessia, disgrafia, discalculia, ovviamente con una certificazione, perché questi studenti, se sono sostenuti, accompagnati, possono realizzare il loro sogno di laurearsi anche in modo molto brillante, tenendo conto appunto di quelle che sono le loro esigenze, le loro caratteristiche. Per cui per questi studenti ci sono strumenti dispensativi e compensativi, percorsi personalizzati, azioni di tutorato che sono funzionali proprio a consentire agli studenti di partecipare appieno alla vita universitaria. Infine, per studenti che per qualsiasi motivo si sentano in difficoltà, si sentano discriminati a causa del loro orientamento sessuale, dell'etnia di provenienza, anche delle loro scelte religiose, abbiamo un servizio dedicato che lavora in stretta sinergia anche con gli istituti scolastici, per contrastare, ogni forma di discriminazione e quindi anche sostenere in questo caso gli studenti, affinché possano partecipare a pieno titolo alla vita universitaria. Quando gli studenti stanno per uscire dal percorso universitario, e quindi verso il penultimo anno o l'ultimo anno, possono partecipare a delle attività che molto spesso per alcuni corsi di laurea hanno anche un riconoscimento in termini di crediti, di promozione dell'occupabilità. Che cosa significa? Che gli studenti sono accompagnati a conoscere qual è il mercato del lavoro, capire quali sono le loro risorse e se ad esempio hanno delle risorse sulle quali devono lavorare di più, scrivere un curriculum oppure addirittura confezionare un video curriculum, quindi simulare un colloquio di lavoro. Quindi gli studenti sono messi in condizione di capire effettivamente come si possono proporre al meglio per entrare nel mondo del lavoro e quali sono le scelte più adeguate ai loro sogni e ai loro progetti. Il nostro ovviamente tutti i nostri servizi sono gratuiti per tutti gli studenti dell'Ateneo e vi consigliamo, se avete qualche necessità, richiesta specifica, siccome noi interveniamo anche ancora prima, diciamo, dell'ingresso all'interno di un corso di laurea. Pensiamo ad esempio quando ci sono dei corsi di laurea che richiedono un esame, i corsi di laurea in medicina o il corso di laurea in psicologia che è il numero programmato, noi interveniamo laddove gli studenti ci facciano una richiesta di tempi aggiuntivi o di strumenti e tecnologie a supporto appunto delle loro difficoltà. In questo caso quindi è molto importante che gli studenti ci contattino prima di affrontare le prove d'ingresso. Ma per qualsiasi necessità, appunto, io metto anche all'interno di questa chat il link al nostro sito, quindi potete scriverci, mandarci una mail, telefonarci e per qualche domanda specifica in questo momento sono a vostra disposizione. Bene.
Grazie Maura, il tuo intervento convalida come nostro dipartimento, come d'altronde l'Ateneo, è molto aperto all'accoglienza di tutti. Adesso forse gli studenti in questa fase non hanno da porre dirette domande, però è bene che sappiano che questo è il sito, quindi qualsiasi momento di crisi, anche prima dell'iscrizione debbano avere o durante il percorso, voi ci siete sempre disponibilissimi ad aiutarli e a crescere nella loro formazione. Molto importante l'antidiscriminazione, la cultura delle differenze, anche disturbi di apprendimento. Loro possono avere qualsiasi problema e rivolgersi a voi, quindi siamo veramente pronti ad accoglierli. Questo tuo intervento è sempre importantissimo per i nostri ragazzi. Grazie. E ti ringrazio. Ah, bene, allora se non ci sono studenti, perché sai, in questa fase gli studenti non sono tanto pronti sempre a fare domande, però sanno che voi esistete e quindi vi possono consultare per qualsiasi... Ci possono contattare in qualsiasi momento, perché è importante che lo inizino a fare ancora prima di iscriversi all'università. Ecco, e potete sfruttare proprio per questo canale, anche attraverso l'orientamento, l'approccio one to one, cioè potete direttamente parlare per esempio con la professoressa o con i professori della Sinapsi, quindi certo. Un appuntamento, certo. Gli parlate, faccio una richiesta e noi saremo a disposizione in un incontro one to one. Perfetto, grazie, grazie Maura, grazie. Adesso chiedo scusa, allora se togliamo la condivisione passiamo al corso di laurea in lingue. Chiediamo scusa di questo piccolo ritardo, però abbiamo perseguito questa strada, il professore Musso e il professore Bongo ci presentano il corso di laurea in lingue, vi chiedo scusa, però questa nuova formula che da ieri abbiamo adottato ci ha consentito uno scambio che forse nel primo giorno non c'è stato perché gli studenti poi si allontanano. E quindi scusate di questo ritardo, ma a tutto vantaggio degli studenti, visto che questo è il giorno degli studenti. Grazie professore Musso per la presentazione del corso di laurea triennale in storia e poi il professore Bongo che è il coordinatore del corso di laurea magistrale in lingue, poi diciamo le diciture esatte. Va bene professore Musso, può parlare, grazie. Allora, buonasera a tutti, io parlo invece della coordinatrice del corso di laurea triennale in lingue, la professoressa Gherardi, che al momento è impegnata in una riunione di dottorato. Allora, credo che le domande che generalmente gli studenti si pongano in questo momento della loro vita prima di iscriversi ad una facoltà universitaria, in particolare sia perché studiare lingue e perché studiare la Federico II. Cioè, perché studiare lingue in un mondo ormai globalizzato dove di default comunque dobbiamo conoscere altre lingue oltre alla nostra lingua materna, quindi chiunque, non solo gli studenti di lingue, ma chiunque deve conoscere almeno un'altra lingua straniera, almeno un'altra lingua europea, però la domanda è perché proprio studiare lingue? Che cosa dà una laurea in lingue rispetto ad una qualsiasi altra laurea? Chi si iscrive a lingue è una persona motivata dalla passione, io direi la passione dell'altro, più che la passione per le lingue, la passione dell'altro inteso come la volontà di voler conoscere una cultura diversa dalla propria cultura. Io sono una di quelle persone convinte che attraverso la diversità, quindi attraverso il confronto con l'alterità, siamo capaci di definire meglio chi siamo e quindi attraverso il confronto con una cultura straniera non riusciamo a capire bene e a definire bene qual è la cultura che ci ha generato. Quindi io penso che sia un'occasione per qualsiasi individuo quella di potersi comunque confrontare con una cultura straniera. Quindi sicuramente questa non è una facoltà per xenofobi o per tutti coloro che in qualche modo vedono nella diversità una minaccia alla propria diciamo identità. Questo penso che sia inconfutabile. Detto questo, perché studiare lingue alla Federico II? Studiare lingue alla Federico II, visto che oggi comunque il corso di laurea in lingue è presente nell'offerta formativa della maggior parte degli atenei, non solo italiani ma
campani, ormai sul territorio regionale ce ne sono tanti di Atenei e quasi tutti offrono un corso di laurea in lingue. Noi come corso di laurea in lingue abbiamo fatto una scelta già dall'inizio, ma da sempre, di avere un indirizzo più generale, a differenza di tanti altri Atenei che offrono agli studenti dei corsi di laurea in mediazione culturale, in traduzione, quindi corsi molto specifici. Noi abbiamo deciso di mantenere un tipo di indirizzo più generale perché siamo convinti che un tipo di indirizzo più generale dia poi la possibilità agli studenti di fare la scelta opportuna, quindi la scelta diciamo di impegnarsi poi in qualcosa di specifico più in là nel tempo. Quindi in qualche modo non viene chiesto in questo momento allo studente di decidere cosa vuole fare da grande, ma in questo momento semplicemente quello che viene chiesto allo studente è quello di muovere, cioè muoversi in base a quella che è la propria passione. Quello che diceva Francesco Senatore prima, e penso che sia importantissimo, le nostre sono facoltà umanistiche, non ci si iscrive oggi come oggi ad una facoltà umanistica, perché se mi iscrivo a una facoltà umanistica sicuramente troverò lavoro. Non siamo una facoltà di ingegneria, ma io credo moltissimo diciamo, nell'università in quanto luogo di crescita dell'individuo, un luogo in cui veniamo messi alla prova continuamente, gli studenti nel loro processo di crescita, ma anche noi docenti, perché nel confronto con gli studenti, inevitabilmente anche noi da questo confronto, diciamo, cresciamo come individui, e quindi da questo continuo confronto c'è la possibilità di poter sviluppare quello che è lo spirito critico. Nello specifico delle nostre materie, quelle che noi comunque insegniamo a lingue, cerchiamo di dare allo studente un punto di vista che sia il punto di vista dell'altro. Quindi cerchiamo di far sì che lo studente possa avvicinarsi sempre di più attraverso la lingua, lo studio di quella che è la cultura di quel paese, cultura intesa come letteratura, quindi la letteratura, la storia di quel paese. Cerchiamo di far sì che in qualche modo siamo una sorta di lente di ingrandimento, di facilitatore che vi permetteranno, qualora sceglieste di iscrivervi al nostro corso di laurea, di potervi avvicinare a quella che è diciamo, la lingua e la cultura di vostro interesse. La triennale si scelgono due lingue, non esiste una lingua, una prima lingua e una seconda lingua. Le due lingue che vengono scelte vengono portate avanti durante tutto il triennio allo stesso modo, quindi non viene chiesto allo studente di fare una scelta tra una lingua preferenziale rispetto ad un'altra. Le due lingue procedono diciamo su due binari paralleli. Anzi, io vi dirò che trovo molto proficuo lo studio di una lingua straniera con un'altra lingua straniera, a volte anche tipologicamente distante, perché da noi si ha la possibilità non solo di studiare le due lingue romanze più importanti nel quadro, diciamo, delle lingue, quadro di riferimento delle lingue europee, ma anche due lingue, diciamo, di diversa natura, quindi non romanze come il tedesco, quindi due lingue germaniche, e una lingua spuria che è l'inglese, che comunque posso ben dire che sia una lingua che si muove bene tra quello che è il mondo germanico e il mondo romanzo, così come il francese, per certi aspetti. Quindi è interessante quindi, studiare anche lingue che possono sembrare tipologicamente diverse, cioè, per alcuni aspetti tipologicamente diverse, perché proprio dal confronto delle due lingue, in qualche modo, noi riusciamo non solo a capire meglio come funziona il sistema lingua, ma anche il sistema, cioè, perché la lingua non è altro che espressione della cultura di un paese. La lingua è comunicazione, quindi attraverso la comunicazione, il nostro modo di parlare, esprimiamo anche la nostra identità, e quindi il no nostro modo di essere. E questo fa bene anche perché porta ad una riflessione anche rispetto a quella che è la propria lingua materna. Non vi nascondo che sicuramente chi si avvicina allo studio delle lingue e delle letterature straniere è una persona indubbiamente affascinata dall'altro da sé, ma è anche una persona che in qualche modo vuole rendersi più consapevole della propria identità. Quindi alla fine del percorso non
non meraviglia che si arrivi anche ad una certa consapevolezza e ad un uso linguistico della propria lingua materna che sicuramente ne risulta migliorato. Vedo la professoressa Gherardi che è appena arrivata. Io ho fatto una sorta di cappello e ho detto il perché scegliere lingua da Federico II, però sicuramente la professoressa Gherardi come coordinatrice del corso di laurea potrà spiegare più nello specifico alcuni aspetti tecnici della laurea triennale. Grazie Salvatore, buonasera a tutti, buonasera Teresa, buonasera agli studenti in ascolto e buonasera ai colleghi presenti. Io prima di iniziare, non so, già che ho ascoltato che il collega Gianni Bongo, che coordina la magistrale, ha qualche problema di coincidenze con altre riunioni, io ne ho appena chiusa uno, quindi vorrei sapere se intende presentare brevemente lui il corso di studi magistrale e dopo ritorniamo sul triennio, se lo No, preferisce. prosegui, prosegui. Ok, proseguo e concludo molto, molto brevemente. Grazie al professor Musto per questa breve ma incisiva prolusione che ha fatto al corso di studi e sul senso che ha oggi una scelta come quello dello studio delle lingue e delle culture e letterature straniere europee. Qualche informazione tecnica, giusto per orientare gli studenti in ascolto. Alla Federico II si studiano solo lingue europee e delle lingue europee si studiano solo quattro lingue, inglese, francese, tedesco e spagnolo, più una quinta lingua che è il catalano, che può essere scelto come una terza lingua in abbinamento alle altre due scelte prioritarie. E va aggiunto a quello che diceva il collega Musto che alle due lingue preferenziali portate avanti lungo l'intero triennio sempre si ha la possibilità di scegliere una terza lingua. Se si fa inglese e tedesco si può scegliere lo spagnolo come terza, o se si fa spagnolo e francese si sceglie l'inglese come terza lingua volendo. Effettivamente i due percorsi sono paralleli perché l'obiettivo è di fare in modo che lo studente raggiunga alla fine del terzo anno in entrambe le lingue un livello di competenze corrispondente almeno al C1, diciamo, del quadro di riferimento europeo. In realtà spesso si arriva a un B2, C1 un po' stentato, ma per quello poi c'è per perfezionare il livello, arrivare a un C2 pieno, per quello c'è il biennio magistrale a completamento della formazione. Ne consegue che la distribuzione, diciamo, lungo i 3 anni dei livelli di competenza linguistica è A1, A2 al primo anno, B1, B2 al secondo anno e, vi ripeto, un B2 al massimo C1 al terzo anno, anche a seconda, diciamo, delle lingue che sono tipologicamente diverse, che quindi, insomma, mentre per l'inglese di solito si fa conto su un sostrato di competenze previe o previamente maturate durante la scuola, certamente per altre lingue si tiene conto del fatto che spesso si parte da principianti. Volevo aggiungere che diversamente da quanto accade presso altri atenei, da noi queste lingue possono essere scelte liberamente, non ci sono ostacoli, diciamo, all'abbinamento, chiamiamolo così, delle lingue. Si possono abbinare inglese e spagnolo, inglese e francese, tedesco e francese liberamente, non come avviene altrove. Ripeto, non poniamo vincoli di alcun tipo, così come non sono previste forme di selezione in entrata, non ci sono test selettivi, non ci sono prove di accesso, non ci sono prove di livello che appunto filtrino in qualche modo gli ingressi. Da qualsiasi scuola secondaria, insomma, si può accedere al nostro corso di studi. Sono previsti 19 esami curriculari nell'ambito del triennio per raggiungere i 180 crediti formativi, che
che sono previsti in relazione alla formazione di primo grado, ai quali si aggiunge un elaborato di tesi finale. Noi siamo fra i pochi atenei ormai che continuano, come dire, strenuamente a mantenere la tesi finale, l'esame finale basato sulla discussione della tesi, perché crediamo fermamente al, come dire, al valore, al senso formativo di questa esperienza di ricerca legata alla tesi, con discussione pubblica, come ben sapete. Fondamentale è l'esperienza Erasmus, naturalmente va da sé che per uno studente che maturi la scelta di formarsi in una cultura straniera diventa quasi irrinunciabile un'esperienza di soggiorno e di formazione all'estero, in uno dei paesi, diciamo, legati alla cultura che si studia. Noi mettiamo a disposizione un numero molto elevato di borse, vanno dai 3 mesi ai 6 mesi ai 9 mesi, prolungabili fino a un anno. Abbiamo accordi in realtà anche con paesi extra europei, con paesi dell'est Europa, con paesi dell'America Latina. Nell'ambito dell'Erasmus Plus o Plus, come dicono alcuni, ma anche, diciamo, accordi di tipologia diversa, esterni all'Erasmus. Ed è possibile anche partire, diciamo, fare a conclusione degli esami, del periodo di formazione curriculare, anche per sostenere, per realizzare le ricerche legate alla tesi all'estero. Parlavamo prima dei 19 esami. I 19 esami si articolano, insomma, abbastanza, sono distribuiti in maniera abbastanza equilibrata nel corso del triennio, 6, se non ricordo male, questa è la distribuzione numerica degli esami. Ad ogni esame corrispondono, non tutti gli esami hanno lo stesso numero di crediti formativi, le lingue e le letterature straniere, che sono ovviamente, diciamo, le discipline centrali nella formazione di un laureando in lingue, prevedono 12 crediti formativi per ogni esame, e, come dire, intorno a questi esami, ecco, che sono proprio centrali, orbitano una serie di materie da 6 crediti ognuna, che non sono assolutamente satellitari, nel senso che sono anche queste centrali per il completamento della formazione nelle aree filologico-linguistiche, nell'area storica, storico-culturale, delle letterature comparate, della linguistica, attraverso le quali lo studente, appunto, acquisisce delle competenze diversificate, ampie, di forte specializzazione, diciamo, nel settore di riferimento. Ecco, tengo a sottolineare che il nostro corso di studi, che si denomina, appunto, corso di laurea in corso di studi in lingue, culture e letterature moderne europee, non è un corso professionalizzante, nel senso che non offre una preparazione di tipo tecnico. Questa precisazione si aggancia, si ricollega un po' al discorso emerso già nella presentazione dei corsi di laurea precedenti sul valore che acquisisce la scelta, diciamo, di immatricolarsi a un corso di studi interno al Dipartimento di studi Umanistici. Non formiamo dei tecnici, formiamo dei laureati che hanno un bagaglio di competenze molto ampio e molto diversificato, spendibile in molteplici settori, che vanno dal campo certamente del turismo. La Campania è una regione ad altissima vocazione turistica, e quindi va da sé che un grosso, come dire, bacino di assorbimento dei nostri laureati sia il campo turistico, ma non vanno trascurati altri settori, quello delle relazioni diplomatiche, per esempio, il mondo dell'editoria, dell'editoria, del campo della traduzione, specialistiche e non, naturalmente il campo dell'insegnamento, della docenza e dell'insegnamento, da completare ovviamente con il percorso magistrale.
l'ambito, i nostri laureati trovano collocazione nell'ambito imprenditoriale, diciamo nel mondo dell'impresa, segnatamente nel campo delle risorse umane, nell'ambito della gestione degli eventi culturali e dei servizi culturali ad ampio spettro intesi. Insomma, come potete vedere, il fatto che il nostro corso di studi non si chiuda dal punto di vista della formazione e delle competenze su un settore, non è lingue per il commercio, non è lingue solo per il turismo, okay? È un corso di studi che effettivamente prepara ad alto livello a sbocchi professionali veramente diversificati. Credo di aver detto, diciamo, le cose essenziali. Certamente qualche dettaglio mi è sfuggito, magari con le domande e le curiosità specifiche degli studenti potremo aggiungere qualche altro dettaglio. Vorrei non rubare altro tempo al collega Bongo, cedergli subito la parola, ma sono qui a disposizione come professor Musto per le domande che dovessero insorgere. Ok, vi ringrazio tutti. Prego Gianni. Grazie molte. Allora provo a condividere una presentazione per il corso di laurea magistrale. Vediamo se riusciamo in questa operazione. Allora, intanto inizio presentandomi per gli studenti che non mi conoscono. Appunto io coordino attualmente il corso di studio magistrale in lingue e insegno linguistica tedesca. In realtà questa è la prima volta in cui presentiamo il nuovo corso di studi, quello che inizierà dal prossimo anno accademico 2021-22, è stato appena approvato, quindi la denominazione del nuovo corso di studi è quella che vedete qui nella presentazione, è il corso di studi magistrali in lingue e letterature per il plurilinguismo europeo. Vediamo se riusciamo a proseguire. Ecco qui, già il professor Musto e la professoressa Gherardi hanno fatto cenno a quello che abbiamo davanti a noi e che porta alla necessità e al piacere di studiare le lingue, cioè la situazione del multilinguismo europeo. Qui c'è una piantina che vedete con le principali lingue europee, ma molte altre non entrano in questa piantina, e poi ci sono tutte le realtà dialettali e regionali che sono infinite. In più, molte di queste lingue che vedete assegnate tradizionalmente alla Germania come il tedesco, alla Turchia come il turco, in realtà sono parlate in maniera molto ampia anche in altre zone dell'Europa, il turco nella Germania stessa, il tedesco in Italia, nell'Alto Adige e così via. Quindi è una situazione estremamente complessa che alla magistrale costituisce ancora di più un punto di partenza sia scientifico che didattico che professionale. È una realtà di multilinguismo che include l'Europa, ma anche la presenza delle lingue europee nel mondo, perché le principali lingue europee che noi studiamo ai nostri corsi di studio in lingue sono anche quelli, qui non è che ci mettiamo a leggere i dati, ma solo per avere un'idea, sono anche quelle che nel mondo rappresentano alcune fra le lingue più parlate. L'inglese, ovviamente, lo spagnolo, è inutile anche parlare dell'ampiezza dell'area di lingua inglese e di lingua spagnola nel mondo, ma questo vale naturalmente anche per il francese e anche, cosa che diciamo è un po' meno nota, per il tedesco, che è parlato sotto forma di prima lingua o lingua di minoranza in molti posti. Ad esempio esiste una forte comunità tedescofona in Messico, cosa che non è molto nota. Quindi la società europea è una società dove si parlano molte lingue, la società globale è una società dove si parlano molte lingue, e soprattutto parlare molte lingue è collegato ad avere molte culture, il che rende impossibile cavarsela con un codice di comunicazione, qualunque esso sia, neutro, poiché le lingue non sono neutre. Detto questo, capiamo quali sono gli obiettivi più importanti del corso di studi magistrale, che sullo sfondo di questo multilinguismo si propone, diciamo, come obiettivo quello di formare il cittadino plurilingue europeo, quello che sta
all'interno di questa realtà multilingue, dove si aggiungono alle lingue europee anche tutte le lingue di migrazione, quindi una situazione estremamente complessa, sta all'interno di questa situazione che è attuale, ma anche di tutta la tradizione europea, delle grandi civiltà linguistiche, delle culture e letterature che abbiamo ancora davanti a noi e che costituiscono un unicum nel mondo. Gli obiettivi di formazione quindi sono in particolare quello più generale, la possibilità di consolidare la padronanza delle due lingue europee e delle rispettive letterature e culture anche in prospettiva transnazionale, cioè extraeuropea, le lingue già studiate, le lingue e letterature già studiate durante il corso di laurea triennale, e poi in particolare, soprattutto per alcuni curricula come vedremo, nella magistrale è previsto un percorso di specializzazione mirante a raggiungere un livello particolarmente elevato in una lingua e letteratura definita adottiva, questa è una terminologia europea, che consiste sostanzialmente nella capacità di elaborare e rielaborare la lingua attraverso testi anche specializzati, a un livello molto elevato, sia in ambito, diciamo, tecnico-scientifico eventualmente, che letterario, e quindi la dimensione del plurilinguismo, cioè della capacità individuale di servirsi di più lingue, è collegato strettamente alle lingue di cultura. Non è un plurilinguismo, diciamo, legato ad ambiti funzionali, diciamo, quotidiani o generici, ma anche specializzati. Sulla base di questo progetto, diciamo, culturale, il corso di studi magistrale si articola in quattro curricula: storico-letterario, linguistico, storico-letterario binazionale e lingua e letterature per la professione docente. In breve, come i nomi già suggeriscono, il percorso storico-letterario affronta il plurilinguismo europeo delle lingue e delle culture da un punto di vista prevalentemente storico-letterario, quindi con le letterature che hanno un peso maggiore ovviamente nel piano di studi. L'inverso avviene nel curriculum linguistico. Il curriculum binazionale è un curriculum storico-letterario, ma legato specificamente a un accordo di joint degree che noi abbiamo con l'Università tedesca di Osnabrück. Quindi i studenti iscritti al curriculum storico-letterario binazionale trascorrono gran parte del secondo anno di corso in Germania e gli conseguiscono una ampia quantità di crediti e possono anche svolgere tirocini. E poi c'è il curriculum di lingua e letterature per la professione docente, su cui torneremo, che imposta il problema del plurilinguismo nell'ottica di utilizzare questa impostazione e di trasmettere questa impostazione anche specificamente nel lavoro dell'insegnamento. Non vi faccio vedere i piani di studio nel dettaglio perché sono molto complessi e in una presentazione rischiano di essere, diciamo, difficilmente comprensibili le tabelle. Faccio presente che all'interno dei piani di studio, come vedete, le discipline non sono scelte semplicemente in base a non sono casuali le scelte, ma sono organizzate in tre ambiti funzionali. Cioè abbiamo un nucleo che include la linguistica, la cultura e la letteratura adottiva. Quindi c'è chi sceglie la linguistica, la cultura e la letteratura francese, avrà come nucleo ovviamente questi insegnamenti. Lo stesso per l'inglese, per lo spagnolo e per il tedesco. È importante sottolineare che come al triennio noi portiamo avanti una formazione in lingue, culture e letterature, dove il legame fra questi ambiti è molto forte e consapevolmente mantenuto. Quindi è importante dal nostro punto di vista, dal punto di vista del plurilinguismo europeo, che chi approfondisce più gli aspetti linguistici non ignori quelli letterari e culturali e viceversa. Accanto al nucleo ci sono delle discipline di supporto a carattere metodologico, quindi che aiutano nel percorso di formazione e di specializzazione. Queste sono distinte in base al curriculum, come vedete. Qui sono indicate genericamente gli ambiti, poi i singoli esami hanno anche altre denominazioni. Nel curriculum storico-letterario entrano in gioco le discipline delle letterature comparate, letteratura italiana, delle filologie romanze germanica e della storia.
nei suoi vari ambiti. Nel curriculum linguistico le discipline metodologiche sono quelle di glottologia linguistica, linguistica acquisizionale e delle filologie. E nel curriculum di preparazione alla professione docente entrano direttamente in gioco, oltre alla linguistica generale e alla linguistica acquisizionale, le discipline psicopedagogiche che costituiscono uno dei prerequisiti per intraprendere i percorsi di abilitazione all'insegnamento. Il terzo gruppo di discipline, che sono state denominate discipline di sperimentazione, sono intese a fornire conoscenze specifiche legate al plurilinguismo o a inquadrare diverse discipline nella prospettiva del plurilinguismo. E c'è una vasta scelta che include, con particolari orientamenti, anche i settori del nucleo, per esempio varietà dello spagnolo, del francese, del tedesco, dell'inglese contemporaneo, letteratura spagnola del siglo d'oro, letteratura tedesca transnazionale, letterature francofone, letterature anglofone e così via. A questi ambiti si aggiungono ulteriori discipline che vedete qui rappresentate, le letterature, lingue, letterature angloamericane, ispanoamericane, letteratura latina, informatica, linguistica italiana e così via. Insomma, c'è una vasta scelta di discipline che, diciamo, di anno in anno, in base alla loro attivazione, consentono di sperimentare il plurilinguismo in ambiti anche diversi da quelli diciamo strettamente collegati alla lingua e alla letteratura. Le discipline di supporto, quelle metodologiche, sono collegate prevalentemente al primo anno, ovviamente servono a inquadrare il percorso di studio. Le discipline di sperimentazione prevalentemente al secondo anno, le discipline di nucleo sono presenti in entrambi gli anni. A completare il percorso vi è l'esperienza di un tirocinio formativo e di orientamento che si fa al secondo anno. Si può fare sia extra moenia presso enti ospitanti esterni, incluso nel corso dell'Erasmus o del soggiorno in Germania all'interno del percorso binazionale, oppure anche intra moenia presso alcune strutture dell'Ateneo, come il centro linguistico di Ateneo. Un'ulteriore informazione riguardo al percorso di studi è che il corso di studi magistrale sarà dall'anno prossimo ufficialmente un corso di studi a carattere internazionale, il che significa che vi è la possibilità per gli studenti di svolgere l'intero percorso in lingua inglese, in particolare se studiano ovviamente anglistica, oppure per gli insegnamenti delle altre lingue e letterature straniere nelle relative lingue e in inglese, non o in inglese, e in inglese. Come si accede al corso di studi? Naturalmente le lauree che danno accesso al corso di studi sono quelle di lingue, di mediazione linguistica, ma anche di lettere, se ovviamente diciamo, è stato scelto nei corsi di laurea in lettere un orientamento che includesse anche esami delle lingue e delle letterature straniere. È importante sottolineare che per accedere bisogna avere un certo numero di crediti all'interno dei gruppi delle lingue e delle letterature, 48 crediti di almeno due di queste lingue e 48 crediti di almeno due di queste letterature. Per chi non dovesse avere questi requisiti, è possibile conseguirli prima dell'immatricolazione al corso di studi attraverso i cosiddetti esami singoli, cioè ci si iscrive a un esame che serve, per esempio, di letteratura tedesca, perché occorre recuperare alcuni crediti di quella disciplina, si supera quell'esame, si acquisiscono quei crediti e poi si completa l'immatricolazione al corso di studi magistrali. Naturalmente per chi viene dalla nostra triennale non ci sono debiti formativi. Per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi, sono stati già ricordati anche dalla professoressa Gherardi, ve lo ricordo qui anche, che si tratta di un ventaglio piuttosto ampio di possibilità che sono legate sostanzialmente alla capacità, alla competenza di muoversi ovunque, come vedete qui, sia indispensabile uno scambio attivo fra lingue diverse in un'ottica plurilingue, cioè vale a dire di competenze individuali funzionalmente diversificate e specificate. Quindi i nostri studenti non acquisiscono di base una specifica competenza in un unico specifico settore, ma le competenze linguistiche, letterarie e culturali per poter essere flessibili a sufficienza da muoversi in diversi settori di specializzazione.
Questa, diciamo, come particolare interesse di molti nostri laureati vi è ovviamente l'abilitazione all'insegnamento. Qui è importante sottolineare qual è eventualmente la differenza tra i diversi curricula del nostro corso di studi magistrali rispetto al percorso di abilitazione all'insegnamento. È importante sottolineare che tutti i curricula, ovviamente poi sulla base delle scelte che ogni studente fa, possono fornire requisiti per l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento, sia in termini di CFU delle discipline linguistiche e letterarie, sia anche della possibilità di acquisire all'interno del corso di studi i cosiddetti 24 CFU necessari per i percorsi di abilitazione all'insegnamento. Quindi non solo il curriculum che viene denominato Lingue e Letterature per la Formazione Docente consente questa possibilità, ma anche gli altri. La differenza, come leggete qui, sarà il fatto che questo specifico curriculum offre una maggiore flessibilità nella combinazione degli esami di lingua e letteratura, in modo che chi viene da un percorso triennale meno definito può combinare le discipline in maniera da ottenere i CFU disciplinari necessari in due lingue e letterature con maggiore flessibilità. E in più ci sono ovviamente alcuni esami più specifici legati al percorso che conduce all'insegnamento, che peraltro poi sono selezionabili come materia scelta anche negli altri curricula. Quindi c'è questa maggiore specificità. In cambio di questo, ovviamente, nel curriculum LLD c'è un minor grado di specializzazione linguistica culturale nell'ambito di adozione, con la flessibilità che una tale specializzazione comporta rispetto ai possibili sbocchi lavorativi. In generale, però, sottolineo ancora, l'impostazione del corso di studi magistrale è quello di avere una formazione sufficientemente ampia da non essere limitati a un'unica professione, avere un'apertura mentale e anche strumenti di lavoro che sono sostanzialmente un'elevata o elevatissima competenza linguistica, culturale e letteraria, da poter gestire diverse responsabilità lavorative. Vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente se ci sono domande sono a disposizione. Grazie, grazie al professor, alla professoressa Gherardi, al professore Musto, al professore Bongo per la presentazione della laurea triennale in Lingue, Culture e Letterature Moderne Europee e per la presentazione del corso di laurea che noi ora definiamo con la nuova dicitura, perché l'avevamo pubblicizzata, diciamo così, con la vecchia, perché eravamo in attesa che infatti è solo da pochi giorni che abbiamo ottenuto il consenso dell'ANVUR, quindi possiamo dire Lingue e Letterature per il Plurilinguismo Europeo. Questa è la dicitura della nostra magistrale. E adesso invitiamo tutti gli studenti per porre delle domande dei corsi di laurea così complessi, nel senso che offrono tante, o complessi di difficili, perché tutto è facile e tutto è difficile, noi lo dobbiamo dire nella nostra università, nel nostro dipartimento. Tutto è facile perché siamo sempre a loro disposizione, pronti ad accoglierli, a dare loro la nostra massima disponibilità e formazione, però è tutto difficile perché chiediamo a tutti un grosso impegno, perché da noi escono laureati che, ecco, nel mondo del lavoro, del sociale, poi trovano grande accoglienza e grandi soddisfazioni. Quindi un complesso nel senso che offre tante sfaccettature e anche tante possibilità di inserimento nel sociale, nel lavoro, e quindi possiamo chiedere qualcosa ai professori. Vi invito a porre domande, non abbiate timore, anche domande semplici, perché noi abbiamo a che fare con ragazzi molto giovani che adesso si trovano così senza la guida dei loro maestri. Quindi ecco, forse c'è qualcuno che vuole intervenire. Buon pomeriggio. Io vorrei sapere a partire da quale anno, questa è Rebecca Palumbo che chiede, buon pomeriggio, vorrei sapere a partire da quale anno si possono fare gli Erasmus e quanti esami si dovrebbero fare nel caso si scegliesse anche il catalano. Grazie mille. Ecco, la domanda Flavia forse è...
Sì, se i colleghi sono d'accordo rispondo brevissimamente. Allora, non ci sono come dire, limiti, nel senso che si può fare domanda per l'Erasmus già dal primo anno. Certo che però conviene sfruttare un'esperienza come l'Erasmus più nell'ottica di un perfezionamento linguistico e quindi partire quando già si ha come dire, un livello almeno intermedio, no, di competenza linguistica, quindi al secondo anno e al terzo anno. E poi c'è anche un'altra ragione, perché ovviamente ai fini della selezione, se si fa domanda immediatamente, diciamo dopo il primo semestre del primo anno, siccome la selezione avviene sulla base anche dei crediti maturati, dei voti conseguiti, ovviamente hanno meno chance i neoimmatricolati rispetto agli studenti che hanno già all'attivo più crediti e requisiti, diciamo, rispetto a loro. Quindi diciamo non c'è come dire, un obbligo per la presentazione della domanda legato ad un'annualità, lo si può fare quando vuole e si tratta di calcolare il momento più conveniente, ecco, sulla base della propria situazione personale. Quanti esami si dovrebbero fare nel caso si scegliesse anche il catalano? No, il numero di esami è sempre lo stesso, forse conviene precisare sempre 19 come detto massimo. Il catalano, siccome allora il percorso è già abbastanza definito, tuttavia ci sono degli esami obbligatori e ci sono degli esami che possono essere scelti nell'ambito, ecco, di un ventaglio di possibilità che vengono offerte allo studente. In particolare c'è un esame da 12 CFU completamente libero che lo studente può scegliere nell'ambito dell'offerta formativa triennale dell'intero Ateneo. Se volesse potrebbe scegliere, diciamo, anche un esame di matematica, di fisica, di ingegneria o di medicina. Certo, sarebbe un po' incongruo, no, per uno studente che ha fatto una scelta come quella della laurea in lingue. Dunque molti studenti destinano quell'area scelta alla formazione in una terza lingua. D'accordo? Quindi non è un esame aggiuntivo, rientra nel numero previsto di esami e dunque lo può sostenere come esame a scelta quando vuole, insomma, va bene? Anche all'estero, certo, soprattutto se sceglie un'università catalana. Ci sono altre domande? Per esempio la nostra Giussi, da che scuola vieni? Ecco, c'è un'altra ragazza che vuole parlare. Sentiamo. Chiediamo Giussi da quale percorso di laurea, di formazione di scuola viene, scuola secondaria. Loro certe volte sono presenti, ma non ho Francesca. State seguendo dall'inizio, fatevi vivi, diteci da quale percorso di scuola venite. Io provengo dal classico Giuseppe Garibaldi, adesso Vittorio Emanuele secondo Giuseppe Garibaldi, ed ero interessata principalmente al corso di lingue, quindi sono arrivata verso metà orientamento. Bene, bene, Francesca. Salve, giusto. Ha qualche curiosità da porre. E volevo chiedere giusto degli Erasmus, ma la collega da YouTube mi ha preceduta, quindi... Comunque io vi voglio informare che vedete, lo vedete anche nella chat delle riunioni, c'è indicato non solo il nostro sito dipartimentale ma anche opuscolo del dipartimento. Questo opuscolo, voi consentite un attimo Bongo, Gherardi, che lo mettiamo un attimo per vedere, perché così hanno idea di quello che è, non che ce lo studiamo tutto, hanno idea per vedere quali sono gli esami che devono sostenere. Possiamo andare un attimo a guardare molto rapidamente, così che loro hanno idea, perché giustamente uno non è che possiamo investirli con le letterature. Allora Chianese, dottoressa, me lo mette un attimo in condivisione l'opuscolo, andiamo direttamente su lingue. Io ho caricato anche in chat, lo condivido subito. Ecco, vede, già sulla chat è indicato, quindi loro ci possono andare. Però se noi la mettiamo... Flavia, stavi dicendo tu qualcosa? Sì, okay. Volendo possono consultarlo anche direttamente, perché l'ho reso disponibile in chat, appunto. Ecco, vediamolo un attimo, andiamo direttamente su lingue, ma non è che ce lo leggiamo tutto, lo scorriamo, perché così che loro, è un corso complesso, come voi dicevate, hanno un'idea, così, e così anche Francesca può avere un'idea.
Allora, se scendiamo subito, ecco, mettiamo un po' più grande, un po' più ingrandito. Vedete, questo è il nostro chiostro, ma noi voglio andare direttamente sul lingue. Vedete il nostro chiostro, c'è tutto. Andiamo, vediamo, ecco, corsi di laurea. Ragazzi, si consulta così. Prima ci sono i corsi di laurea triennali, e quindi perché sono tutti presentati, i triennali e le magistrali. Se noi andiamo a pagina 14, andiamo adesso direttamente sul corso di laurea in lingue. Per cortesia, dottoressa, scendiamo a pagina 14. Vedete, ci sono tutti i corsi, qui sono enucleati solo gli esami, poi se voi volete vedere i programmi andate sulla guida, ma questa è una guida che noi abbiamo, eccola qui, molto semplice, c'è prima la triennale, vedete tutto quanto vi hanno detto i professori, e ci sono anno per anno tutti gli esami che vanno sostenuti, ecco, quindi potete avere un'idea leggendo, perché naturalmente non è che noi potevamo qui investirvi con tutte queste titolature, però potete andare, chi è già interessato, e poi se vuole capire quali sono i programmi veri e propri va sulla guida e vede i programmi dell'anno scorso, vede le guide che sono pubblicate, però questo è un aiuto per farvi capire quali sono gli esami che sono a scelta, tutto quanto vi dicevano i professori. Ecco, vedete quante discipline voi potete scegliere, come nel terzo anno si va poi nelle scelte che più sono consone alle vostre, alle direttive che voi a mano prendete. Scendiamo un attimo, scendiamo. Ecco, va bene, e poi andiamo nelle magistrali, lo stesso avviene per le magistrali. Ora, ecco, fatemi un attimo solo, Chianese, saliamo, ecco, vediamo, scendiamo piano piano, vediamo a che pagina è. Ecco, andiamo a pagina Lingue, Letteratura, no, ecco, che poi adesso si chiama Lingue e Letterature per il Plurilinguismo Europeo, presto lo correggeremo. Ecco, vi esorto, Bongo, ti raccomando. Perché vedi, loro lo consultano, noi l'abbiamo fatto proprio per loro questo libretto, quando andiamo nelle scuole, quando andiamo alle grandi fiere, ecco qua, ecco, vedi, questa è tutta la presentazione che è stata fatta e tutti quanti gli esami. Quindi Francesca e quelli che sono interessati può dare una scorsa, così ha idea di quello che naturalmente in questa sede non potevamo dire, perché vi avremmo solo invaso di titolature e basta. Però chi è interessato può vedere, si studia tutto il libretto, va bene, penso che lo possiamo togliere, ecco, e poi ci sono tutti i crediti, tutte le scelte, però guardate tutti gli esami che il professore Bongo prima vi diceva che potete scegliere, quindi è un piccolo manuale. In più vi esorto sempre per i vostri dubbi a consultare sempre i canali di orientamento, che sono lo sportello orientamento dei 50 studenti che come voi sono della vostra età più o meno. Quindi vi capiscono benissimo, diretti dalla dottoressa De Maio nel nostro dipartimento, e mettervi in contatto con l'orientamento per l'orientamento one to one. Voi potete direttamente chiedere un appuntamento con noi docenti, naturalmente ognuno con opera di lingua, la professoressa Gherardi, il professore Musso, il professore Bongo, vi possono ricevere come fanno ricevimento agli studenti iscritti. Va bene, Flavia, sei d'accordo? Sì, d'accordissimo. Ne approfitto per dire due cose e anche per rispondere a questa domanda che cortesemente ci ha inoltrato la dottoressa Chianese. No, assolutamente non è obbligata, una volta laureata, diciamo al triennio presso la Federico II, non è obbligata a fare a continuare con la magistrale. In generale, tantomeno è obbligata a continuare con la magistrale presso la Federico II. Lei può scegliere liberamente di arrestare il suo percorso formativo con la laurea triennale, che comunque garantisce a certi livelli occupazione. Insomma, tanti laureati di primo livello trovano occupazione entro il primo anno dalla laurea, oppure se vuole invece una formazione di carattere appunto specialistico di secondo livello e aspirare ad un'altra gamma di sbocchi professionali, può
continuare la magistrale. Da noi, se le fa piacere, se l'offerta, diciamo, che le ha appena illustrato il professor Bongo la convince, o altrove. Diciamo che con la nostra laurea triennale può accedere, mi sento di dire, a quasi tutti i percorsi magistrali nell'ambito delle lingue straniere offerti dagli altri atenei. È difficile, insomma, che dobbiate come dire, recuperare crediti formativi o discipline. L'altra cosa che volevo precisare, sempre in relazione all'Erasmus, ovviamente, diciamo, da quando è maturata questa sciagura della Brexit, che ha fatto in modo che l'Inghilterra, insomma, la Gran Bretagna uscisse dagli accordi Erasmus, gli studenti ovviamente, insomma, si sono molto impensieriti e preoccupati, perché ovviamente sono stati chiusi tutti gli scambi precedentemente attivi con le università britanniche. Non c'è di che temere, nel senso che se uno studente vuole studiare presso un'università a dominante inglese, diciamo, dove la lingua veicolare e l'inglese, ci sono tante università con le quali abbiamo per compensazione, diciamo, attivato degli scambi. Sono università dell'Europa dell'Est, resta l'Irlanda come partner, diciamo, in questi accordi, anche da altre aree, Malta, anche da altre aree geografiche, insomma, provengono scambi dove gli studenti possono praticare l'inglese, usare l'inglese nella loro formazione universitaria. Questo tenevo a precisarlo. Bene. C'è la nostra Giussi, che ancora non ha parlato. Giussi Brancati. Giussi, sei qui da tanto tempo, dall'inizio, perché non ci presentiamo? Sì, sono qui più o meno dalle 5 in realtà. Ecco. No, ma però è stato tutto molto chiaro. Non ho capito. È stato tutto molto chiaro. È stato tutto molto chiaro. Ma vogliamo sapere da quale scuola proviene, perché a noi interessa sapere. No, io frequento il quinto anno presso l'Istituto Don Lorenzo Milani a Gregnano. Bene. Che istituto è? Liceo scientifico. Benissimo, bene. Altri ragazzi che vogliono intervenire, che vogliono qualche chiarimento? Non abbiate paura, intervenite. Vedete, io vi devo andare a cercare, ma purtroppo non vi vedo tutti. Ecco, Caterina. Caterina, da che scuola proviene? Io vengo da Isernia, dal liceo classico Isis Maiorana Fascitelli. Però ringrazio, mi è stato molto esauriente, anzi, lingua è proprio la facoltà a cui sarei interessata, quindi... Benissimo. Da Isernia, vabbè, noi abbiamo una docente di linguistica generale che viene da Isernia. Farete le pendolari insieme. La collega Cennamo. Bene, bene, ci fa molto piacere. Bene, vi aspettiamo, vi raccomando. Teresa, questo è un altro aspetto, diciamo, da non trascurare, la logistica, nel senso che a volte non lo sottolineiamo con la forza sufficiente. Il fatto di essere ubicati dove siamo, lì, no? Al Corso Umberto, via Mezzocannone, di essere così centrale e facilmente raggiungibili come sede, con la metropolitana, la circumvesuviana, la Sita, altri treni, e rende agevole anche la frequenza dei corsi rispetto ad altre sedi che sono dislocate in zone meno facilmente raggiungibili di Napoli, insomma. Sì, quindi... è importantissimo. Infatti io non ti nascondo, oggi non l'ho detto perché sai, poi qualcosa sfugge, ma io quando vado anche nelle presentazioni, la prima cosa che dico, dove siamo dislocati, che abbiamo una metropolitana. A parte che dalla stazione centrale si può arrivare a piedi, ma abbiamo una metropolitana che li porta proprio in sede, fuori il portone. Quindi abbiamo questa fortuna che giustamente, meno brava, sei stata molto attenta a sottolinearlo, perché oggi era sfuggito questa notizia. Cioè, per
per i pendolari è importantissima questa notizia. Per la signorina di Gragnano che prima era intervenuta, quanti studenti da Gragnano prendono l'autobus della SITA ogni mattina, insomma, e arrivano praticamente al molo dell'Immacolatella, alle spalle del nostro... Di fronte a noi, esatto. Devono attraversare San Insede. Bene, bene, io vi ringrazio, vi chiedo scusa se vi ho fatto aspettare un po' di più oggi, perché abbiamo un poco, infatti ringrazio Giovanna Daniela Merola che ha fatto questa traslazione di tempo, però anche, ringrazio tutti, insomma, ma questo cambiamento che abbiamo fatto ha fatto sì che gli studenti seguissero corso per corso e fossero presenti e facessero domande. C'è ancora qualcuno che è interessato a lingua? Ancora qualche... C'è qualcuno che sta parlando? Sento una voce. No. Va bene, ma comunque penso che abbiano dimostrato grande interesse. Vi ringrazio. Grazie a te, Teresa. Ecco, bene, grazie, grazie. Allora, grazie. Grazie, grazie Salvatore, grazie Flavia, grazie soprattutto, grazie agli studenti che ci hanno seguito e hanno mostrato interesse. Va bene, qualsiasi cosa vi possono sempre contattare, va bene? E soprattutto quando sono in aspetti, sì, dice la dottoressa Chianese, passiamo alla professoressa Merola per i tempi. Benissimo, allora vi devo proprio salutare. Va bene, grazie, grazie. Grazie. Un proseguimento, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora passiamo alla professoressa Merola, che ringrazio per aver avuto tanta pazienza e la quale ci presenterà quello che è il nostro fiore all'occhiello. Il fiore all'occhiello della nostra università ormai è la Scuola Superiore Meridionale, che è una scuola che adesso lasciamo alla professoressa Merola la presentazione. E la grazie Teresa, io naturalmente, visto anche l'orario, cercherò di essere molto breve. Mi chiamo Giovanna Daniela Merola, insegno storia romana ed epigrafia latina al Dipartimento di Studi Umanistici, ma sono qui soprattutto per presentarvi quello che giustamente Teresa chiama un po' un'eccellenza nell'ambito del nostro Ateneo, che è un'opportunità, una grande opportunità che viene concessa agli studenti che si iscrivono al Federico II. Mi riallaccio quasi idealmente a quello che ci diceva il nostro direttore in apertura di questa giornata, cioè che cos'è la Scuola Superiore Meridionale. Per farlo mi permetto di condividere una breve presentazione che ci dovrebbe aiutare anche a stare nei tempi. La scuola, chiedo soltanto di avere conferma che si veda il nostro PowerPoint. Come ci diceva, si vede la presentazione, Teresa? Sì, benissimo. Si vede. Grazie. Come ci diceva all'inizio di questa nostra giornata, di questo nostro incontro, il professore Mazzucchi, la Scuola Superiore Meridionale è una struttura di alta formazione e ricerca, è una struttura che è inserita nel Sistema Nazionale delle Scuole Superiori. E giustamente il professore Mazzucchi ricordava l'esempio forse più noto delle scuole superiori universitarie, cioè la Normale di Pisa. La Scuola Superiore Meridionale è stata fondata di recente nel 2019 ed è una realtà nuova all'interno dell'Università di Napoli Federico II. La sua sede è Largo San Marcellino 10. Queste immagini sono proprio prese dalla sede splendida in cui è ospitata la nostra scuola, e offre agli studenti una formazione di eccellenza attraverso una didattica integrativa, cioè una didattica che si affianca ai corsi, torno indietro, ai corsi offerti dalla Federico II. Il risultato di questo percorso, che è un percorso di eccellenza, è che accanto al diploma di laurea magistrale si può ottenere alla fine del percorso anche un diploma di licenza della Scuola Superiore Meridionale che ha il valore di un master di secondo livello, che già è una cosa di non poco conto. Ma cerco di essere rapida e chiara.
cosa offre la Scuola Superiore Meridionale, come si entra nella Scuola Superiore Meridionale. Ogni anno la Scuola Superiore mette a concorso 60 posti per gli allievi ordinari, 60 posti che sono ripartiti tra 7 aree di ricerca. Come potete vedere, si tratta di aree di ricerca sia di ambito umanistico che di ambito scientifico. Per gli studenti interessati ai corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici, 3 sono le possibili aree di ricerca: archeologia e culture del Mediterraneo antico, ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio; la seconda è Global History and Governance, la terza è testi, tradizioni e culture del libro. Attenzione, non c'è un rapporto unico tra un corso di laurea esclusivo tra un corso di laurea e un'area scientifica della Scuola Superiore Meridionale. Uno studente si può iscrivere a un corso di laurea del nostro dipartimento e optare, in base anche a quelli che sono i suoi interessi, per uno di questi 3 percorsi, in modo da approfondire o ampliare le sue possibilità di studio. Si accede alla scuola superiore per concorso. Il bando di concorso esce ogni anno prima dell'estate, in genere nel mese di luglio. È una selezione certamente non semplice, ma una selezione possibile, una selezione che non vi deve assolutamente spaventare. Naturalmente, è bene ribadirlo, gli allievi del corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale sono iscritti alla Federico II, seguono i corsi della Federico II, oltre a seguire i corsi interni della Scuola Superiore Meridionale. Quindi si chiede sicuramente tanto impegno, tanto lavoro, si ha però in cambio tanto, dal punto di vista materiale, dal punto di vista culturale. Dal punto di vista materiale, innanzitutto, vitto e alloggio presso le residenze della Scuola Superiore Meridionale a Napoli. Prima, giustamente, la professoressa Gherardi e la professoressa Biscitelli parlavano anche della questione logistica. Abbiamo visto ragazzi che non sono napoletani. La Scuola Superiore Meridionale mette a disposizione, anzi fa parte degli obblighi degli allievi ordinari, sfruttare, utilizzare le residenze. Residenze, al vitto e alloggio, torna a dire, per gli allievi ordinari sono assolutamente gratuite. Non solo, ma gli allievi ordinari sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie. Quindi si tratta di 2 vantaggi enormi, credo, per qualsiasi studente universitario. Ma accanto a questi aspetti materiali ci sono gli aspetti culturali, che secondo me sono anche più significativi, soprattutto li apprezzerete nel corso del tempo. Perché? Perché gli allievi ordinari entrano a far parte di una comunità molto interdisciplinare, perché è una comunità fatta da studenti di diversi corsi di laurea, a volte anche di diversi dipartimenti, ma una comunità fatta anche da dottorandi, da assegnisti di ricerca, dagli stessi docenti. L'interazione diretta con i docenti, che è una caratteristica, devo dire, del nostro dipartimento, è una caratteristica fondamentale anche della Scuola Superiore Meridionale. Tra l'altro, la platea dei docenti, come anche quella degli assegnisti, ha una forte impronta internazionale. I collegi dei docenti sono costituiti da professori della Federico II. Io sono un professore della Federico II, ma sono anche un professore della Scuola Superiore Meridionale, ma è costituito anche da professori di altri atenei, moltissimi professori, moltissimi ricercatori che vengono da fuori Italia, dai paesi stranieri, insomma da realtà completamente diverse. I corsi che offriamo sono corsi di approfondimento, sono corsi seminariali. Naturalmente anche la Scuola Superiore offre attività di tutoraggio e di esercitazione. Come si entra? Come si ottiene il titolo, la posizione di allievo ordinario? Innanzitutto c'è, come vi dicevo, un concorso il cui unico prerequisito è quello di avere una valutazione non inferiore a 85 su 100 per il diploma di istruzione secondaria. Questo è un prerequisito. Qualora si abbia un voto superiore a 85 centesimi, pari o superiore a 85 centesimi, si è ammessi alla prova. La prova normalmente presuppone 2 prove scritte e 2 prove orali.
Naturalmente l'anno scorso, causa pandemia, non è stato possibile espletare le prove scritte, non è stato possibile da noi, ma non è stato possibile in nessuna scuola superiore, per cui i ragazzi sono stati selezionati in base a una lettera motivazionale, oltre che alle prove orali. Per quest'anno naturalmente stiamo vedendo come evolve la situazione, però a breve verrà pubblicato il bando con tutte queste indicazioni. Per chi vuole, sul sito della Scuola Superiore Meridionale è possibile visionare quelli che sono i programmi di studio che erano stati realizzati per la prova dello scorso anno. Una volta entrati, cosa si chiede ai ragazzi? Innanzitutto di continuare un percorso di eccellenza, quindi superare tutti gli esami dell'anno accademico, del proprio corso di laurea da Federico II, oltre che dei corsi interni alla scuola, entro il 30 settembre, mantenendo una media che è di 27 trentesimi e comunque senza mai conseguire voti inferiori a 24 trentesimi. Sicuramente si chiede tanto, ma ribadisco, si dà veramente tanto. Per avere un'idea, per esempio, dei percorsi formativi, per avere un'idea anche dell'offerta didattica della scuola, del tipo di lezione, del tipo di seminari che sono chiamati a seguire o possono scegliere di seguire, perché poi c'è una grandissima scelta, i nostri allievi, si può guardare il sito www.sssmunina.it, ma in generale troverete nel sito anche altre indicazioni. Tra l'altro la scuola è una scuola per gli allievi ordinari, ma anche per una scuola di dottorato, quindi c'è un continuo rapporto, un continuo scambio che va al di là degli anni di corso, un'interazione continua e costante. Tutte le per ulteriori informazioni si può scrivere a questi indirizzi mail che vedete segnati in questa slide. In modo particolare per gli allievi c'è un indirizzo dedicato che è allievi.ssm@unina.it, ma in realtà siamo disponibili, siamo molto contenti di interagire con voi. Soprattutto sono contenti i nostri allievi, i giovani allievi della nostra scuola, di entrare in contatto con voi qualora lo vogliate, in modo da rispondere a domande specifiche, magari legate anche alla vita in residenza, che significa la vita in comunità, perché una parte fondamentale del nostro percorso è anche quello della vita in residenza, della vita in comunità, che per molti sarà la prima esperienza di vita fuori casa che si presenta. Io ho cercato di essere rapida, spero di essere stata anche chiara, ma sono a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta o domanda. Torno a cedere la parola alla professoressa Piscitelli, tolgo la condivisione e vi ringrazio per l'attenzione. Ragazzi, vedo che ci sono ancora ci sono studenti che sono interessati, per esempio c'è Caterina e Francesca che ci stanno seguendo, e Fabiola che ci stanno tanto seguendo. Perché non approfittate per chiedere notizie alla professoressa Merola per questa grande opportunità che offre la scuola meridionale, la scuola superiore meridionale. No, ma tra l'altro Teresa, mi permetto, immagino che gli studenti rimasti siano interessati soprattutto a lingue. Faccio per dire, tra i 25 allievi di quest'anno c'è una ragazza iscritta a lingue, quindi abbiamo proprio un esempio di questo. Quindi io vi ho presentato tre percorsi che apparentemente non sono legati all'esperienza degli studi di lingue straniere, invece noi tra gli studenti abbiamo una ragazza iscritta appunto alla triennale di lingue, che ha voluto ampliare anche la sua formazione ed è iscritta al percorso di Global History, cioè in questa dimensione globale ha voluto approfondire anche l'aspetto storico del Global History. Molte a volte hanno paura, dice no, un percorso troppo difficile, chissà che si deve fare per entrare. Certamente c'è una selezione d'ingresso, ma siete già intenzionati o comunque in qualche modo siete interessati alla Federico II? È una delle tante opportunità, che l'abbiamo visto anche con il Centro Sinapsi, è un'opportunità che la Federico II dà ai ragazzi. Perché non provarci? Cosa vi impedisce di provarci? Non bisogna mai aver paura di osare, questa è la verità. Ecco, il messaggio che dobbiamo lanciare agli studenti è non avere mai timore, guardare sempre avanti,
dire no, non è per me, no, è per chi deve essere, per qualcuno di noi deve essere, quindi li esortiamo a tentare, a presentarvi al concorso con tutte le possibilità che avete di per vincerlo. È un'opportunità enorme perché è una scuola collaterale che vi dà un grosso titolo, una grossa formazione. Potete anche frequentare, come dire, gratis, come devo dire. Esatto, ma c'è innanzitutto un vantaggio materiale, la bellezza di vivere la comunità. La comunità significa condividere gli spazi e condividere l'esperienza, che è una cosa che veramente arricchisce tanto. Vivere in questa comunità scientifica, viverla proprio in prima persona, è un arricchimento che nessun'altra esperienza vi può dare. Ma naturalmente, magari adesso non ci sono, anche perché l'orario è tardo, magari qualcuno si è allontanato, magari qualcuno adesso non può. Io sono a disposizione, si può scrivere, possiamo creare degli incontri anche molto mirati in base anche alla vostra esperienza, alla vostra richiesta, alla vostra formazione. Quindi sono a disposizione. Avete sentito che quest'anno proprio c'è una studentessa che è iscritta a lingue, vero? Ho capito bene, sì? Esatto. Una ragazza che è iscritta a lingue. Che è iscritta a lingue, che frequenta la scuola e quindi vive questa esperienza in una maniera così formativa, così bella. Va bene, allora ringrazio. Allora io vi saluto e vi ringrazio. Grazie, grazie Giovanna di aver aspettato finora, scusaci se nessun problema, è un piacere. Bene, va bene. Questa Chiara Cancello c'è ancora? Posso rispondere io? A Chiara Cancella dicendo che noi quel corso di là, prima di tutto può scrivere sempre alla professoressa Flavia Gherardi e chiedere flavia.gherardi@unina.it, ma comunque la laurea triennale è un percorso di laurea chiuso, completo, quindi noi dopo possiamo andare anche in altre università per iscriverci alla magistrale, perché quello è un ciclo chiuso che ci dà un titolo di dottore in lingua, quindi con questo titolo noi possiamo andare in altre università. Naturalmente se chiedono dei crediti in più dobbiamo fare qualche esame integrativo, ma il titolo è chiuso, quindi noi non siamo legati, va bene? Io penso che abbiamo chiuso questa riunione. Dottoressa Chianese, dove sta? Che dice lei? Mi sta scrivendo? Ci sono altre domande da parte degli studenti? Mi dica, dottoressa, lei ha... No, nessun'altra domanda. Mettiamo in condivisione però la scheda dei contatti in modo tale che se i ragazzi vogliono scrivere possono tranquillamente farlo. Bene, bene, bene. Mettiamo in condivisione per cortesia. Io penso che è stata una giornata proficua, ricca di domande, con molta partecipazione. Allora se lei mette in condivisione, chiudiamo, la lasciamo qualche minuto in condivisione, così i ragazzi possono vedere quali sono le linee per creare i contatti di cui abbiamo tanto parlato. Non vedo niente, dottoressa. Non lo vediamo la schermata. Però si vede nella diretta. No, Teresa, si vede però, eh? Ah, che strano, io non la vedo. No, io la vedo, quindi ti confermo che la vedo. Ma non lo... strano, non vedo niente. Ah, eccola qui, sì, no, mi dispiaceva perché insieme a me poteva non vederla qualcun altro. Bene, una schermata chiarissima. Bene. Vedo che ci sono ancora studenti, quindi vi raccomando, seguiteci, fate venire tutti i dubbi che volete e interpellateci, metteteli in contatto. Questo è il nostro sito, la mail, lo sportello orientamento dell'ISU, lo sportello orientamento della UNINA, a cui potete chiedere one to one, sportello orientamento degli studenti, potete chiedere, questo addirittura siamo su Facebook, quindi siamo sempre pronti ad accogliere le vostre richieste e rispondere ai vostri dubbi. Va bene, benissimo. Ci sono altre domande, noi siamo ancora qui ad accogliervi.
Benissimo, vi raccomando, lo sportello orientamento su Facebook riceve centinaia di richieste, gli studenti diretti dalla De Maio ricevono centinaia di richieste anche quotidianamente, sembra impossibile ma è così, perché le domande più semplici che voi fate spontaneamente trovano subito risposte negli studenti vostri coetanei, che hanno i vostri percorsi, i vostri dubbi, quindi chiedete, chiedete senza ritegno, nel senso ritegno, nel senso di riservo, in questo senso, eh? E quindi a volte vi avete qualche remora a parlare con noi, parlate con loro che vi rispondono, sono ben 50, sono sempre in presenza, ma adesso sono su Facebook, YouTube, abbiamo tutte le linee dirette. E poi abbiamo sempre lo sportello orientamento, live chat e one to one. Benissimo. Bene, io penso che sia stata una giornata molto piena. Abbiamo cominciato alle 4, sono quasi le 7. Penso che possiamo chiudere. Vedo che non c'è ancora nessuna domanda su YouTube. Ebbene, mi dicono che non c'è nessuno. Quindi io penso che, dottoressa, lei che dice, possiamo chiudere. Daniela, Giancarmine, possiamo chiudere, vedo che ci siete ancora. Giovanna, tu che dici? Sì, allora arrivederci e grazie, alla prossima. Grazie, grazie di essere stata fino all'ultimo, scusaci della dilazione. Assolutamente, è veramente un piacere, grazie del lavoro che hai fatto, Teresa. Ecco, era molto impegnato Bongo perché l'abbiamo spostato all'improvviso, va bene, va bene. Arrivederci, vi lascio. Allora possiamo chiudere, va bene? Buonasera a tutti. Buonasera.